Buonasera a tutti, ragazzi. Buonasera, buonasera. Come state? Ditemi, state bene? Spero di sì. Eccoci qua. Buonasera a tutti. Hola. Allora, stasera si fa una cosa un po' particolare, eh? Si fa una cosa un po' particolare perché si guarda la classifica dei 100 film di, ogni, di, di tutti i tempi di Sight and Sound, che è un magazine di tradizione pluridecennale che dal 52 ogni 10 anni stila questa classifica. In realtà fanno due sondaggi, uno per uno ai registi e uno ai critici selezionati. Quella che vedremo dovrebbe essere quella generale, se non erro. Tutto bene Shockwave, tutto bene. Cosa pensi di Marco Malcolis come attore? Un bravo attore, assolutamente. Tutto bene Giovanni Zanchi, signor Spielbergo voglio ancora ringraziarti per la live dei Golden Globe, ma grazie a te per esserci stato. Come solo io, non sento. Eh, ma eh, no, io qua ho tutto attivo. Tablici i personaggi di Dragon Ball. Non farò questa cosa. Non mi chiedete le top mentre sono in live da fare io perché è una cosa che non sopporto. Eh, Sera, Gianfranco Colavito, Hyper Attack on Titan. Sì, sì, sì. Hai visto Bardo su Netflix? No, non ancora. guarderai The That 90 show, a me non incuriosisce molto, non so neanche che cosa sia. Buonasera Daniele A, ammetto di avere diversi fini da di recuperare in questa classifica. Allora, dico una cosa, siccome mi sono arrivate alcune persone, io veramente non inizio a non sopportare più il livore di certe persone che veramente dovrebbero rivedere un po' le priorità nella loro vita. Ci sono tante persone sedicenti cinefili, acquista sul cazzo che io sia seguito da tanta gente, che ci può stare, per l'amor del cielo, ehm, va bene, però sembra che gli stia proprio sul cazzo che la gente mi segue e trovano ogni... 10 secondi, un pretesto per rompere i coglioni. E quando ho fatto la top di Variety, dicevo: eh, però di alcuni si vedeva che non li avevi visti e facevi finta di averli visti. No, ragazzi, se un film non l'ho visto, non l'ho visto, appunto, lo dico. Eh, o, perché ho o, o, o perché ho sbagliato, tipo, c'era um, Samurai, avevo detto che era un film americano, e lo sa anche stanchissimo, ho sbagliato, mi sono confuso, e l'avevo detto, però l'ho visto tanto, tantissimo tempo fa, quindi non... Uh, Insomma, eh, se sparo qualche piccolo strafalcione, vi chiedo scusa in anticipo. Anche perché io arrivo a quest'ora che sono abbastanza stanco. Vedete, allora fare le prime le live? No, prima non posso farle. Quindi, se eh, ho un periodo in cui sono un po' stanco, che tra le altre cose, l'influenza mi ha messo KO, mi sto riprendendo adesso. Quindi abbiate, abbiate pietà. No, lo dico nel caso in cui dovesse arrivare qualcuno le balle, mh, non fatelo perché vi. No, non è per dar peso. Vi banno, molto semplicemente, vi banno seduta stante. Quindi non state neanche a sprecare tempo per scrivere un wall of text livoroso perché tanto lo banno dopo 10 secondi. Ma non è fa spiegare che ti aveva Victor Laslo. Uh, Axel Grossi so, è, una, mh, è il nome di un personaggio di Casablanca, del film, interpretato da Paul Anraid. Grazie Mr. Eisenberg per l'abbonamento, vi ricordo che se volete che questi commenti vengano letti potete abbonarvi oppure potete eh, fare una super chat. Grazie anche a Santonic96, grazie, grazie mille. Allora ragazzi, io capisco che alcuni magari non sappiano come funziona YouTube per le live. Le live su YouTube non si ricaricano. Un secondo dopo che la live è finita è già disponibile come video nella sezione dal vivo ma questo da sempre però eh? anche quando non c'era la sezione del video una live... ma questo su qualunque piattaforma a meno che uno non metta l'impostazione per non ricaricarla sono sempre le live quando finiscono rimangono come VOD sempre hai visto il trailer del film Netflix del 2023? no scusami hai visto il trailer del film del 2000... Netflix del 2023? quale? Eh, se non, cioè, Penso che nel 2023 ne escano parecchi di film su Netflix. Così, secondo te, vuol dire da top 3 della Pixar? Uh, Signor Spielberg, oh, non è tra i miei preferiti. Cioè, per me, no, però. Guardiamola assieme. Che cosa, Gabriele? Perdonami. Eh, che, no, comunque, qua su YouTube non posso guardare i trailer perché del copyright. Intende eh, i film del 2023. Ah, un reel dei film del 2023. No, qua su, qua su YouTube il problema grosso è che non posso far vedere trailer perché sarà un casino dei film Netflix hanno fatto tipo ah hanno fatto un mash up del 2023 ok ok è uscito un tema in cui venivano state immagini fai di... vabbè lo, lo guarderò poi in un uh, secondo momento cosa pensi del coming out di no Snap? ma è una cosa di cui cioè a me non allora sono contento l'avevo già detto sono contento per il... no, Snap e Will di Stranger Things sono contento per lui che ha fatto coming out e quindi si è tolto sicuramente un peso però in sé a me della, del dell'orientamento sessuale di un attore, ma in generale di una persona, non è che me ne freghi qualcosa, cioè sono affari, credo che siano affari di quella persona, cioè quindi, sono contento che abbia fatto coming out, perché sicuramente per lui è una cosa importante, ma non penso niente del fatto che sia omosessuale, non è una cosa che, cioè non ho proprio niente da dire, sono affari suoi, non sono affari miei, grazie Ray RayBlenderTube, salve, se mi piacciono i Green Day degli anni 90 o del 2000, uh, allora, Uh, Quelli del 2000 sono chiaramente più commercializzati Però a me non dispiacevano uh, Ovvio che canzoni un po' precedenti Che erano un po' più punk Mi piacevano di più Però francamente anche, anche il periodo più commerciale Non è che mi faccia schifo eh. Se che consigli su Sky ce ne sono tantissime uh, Gangs of London uh, The Last of Us uh, Il Soprano uh, Ma ce ne sono una marea Ehm uh, Consiglio i delitti del Barlume molto carina per parlando di serie italiane. Uscirà mai il, fin, il trailer fin finisconsese? No, Luca Cardo lo faranno uscire a sorpresa senza dire la data e senza far uscire un trailer. Vai tranquillo. Sono sicuro che al marketing abbiano studiato questa manovra. Certo, che uscirà Non so dirti quando, ma ho visto Andor e ci farò un video. Il mio hype per mi il terzo Mandalorian non esiste. Il mio hype mi fa schifo del Mandalorian. Lo odio. De Gabri, vai a dormire, dice. Ok, Gabri, ne, ne terrò conto. Ciao, V, cosa ne pensi? Bussano alla porta. Ah, devo vedere l'anteprima domani, sono molto curioso. Ma Old My Hands, che non vince Golden Globe e Critics Awards mi fa ripensare agli Osc sugli Oscar. Uh, cosa, ma, I Critics Choice Award però, non hanno mai. Allora, ogni tanto un piccolo peso ce l'hanno, ma non hanno questo peso enorme, mettiamolo così. Ma non odiavi i diritti del barlume. Ricordo che una certa antipetoria la roba detto a Johnson. No, io detestavo Piuma e altre cose di Johnson, ma i diritti del Barlume è fatto bene. Niente da dire. Grazie Antoine Mersault per la super chat, ti seguo da Stromboli, sino sì, ai tuoi esordi, sono un grande appassionato di Cina, ti abbraccio. Grazie tesoro, grazie mille per la donazione e per l'affetto. Uh, grazie anche a, vale, a Valerix per la donazione, Gioca, giocato del Callisto Protocol? No, non ancora perché avevo altre cose da recuperare. Vi dico che in questi giorni mi sto scimmiando con Vampire Survivors, che è una roba veramente drogosa. Hai visto la serie Shantaram? Ammetto. No, quella non l'ho vista. Entra in contemporanea in Cina, grande opportunità. Marvel, cosa ne pensi? Sì, è una, sicuramente una grande opportunità. E ancora di più il fatto che insieme a quel film. Non, si non so bene in che. cioè, sempre a febbraio, ma non so in che giorno. uscirà anche Black Panther Wakanda Forever. Potrebbe arrivare al miliardo? Non lo so. Staremo a vedere. Grazie, Paolo, per l'abbonamento, gentilissimo. Grazie, Paolo. C'era una volta in America, primo senza lottare nemmeno non, fa, non fate spoiler grazie per cortesia tra poco faremo questa classifica um, o oh, oh, dovrò spessissimo scrivere i titoli dei film su google perché sono tutti in inglese soprattutto quando si tratta di film più datati che di solito popolano queste classifiche i titoli sono completamente diversi in italiano e quindi magari non li riconosco. Gianfranco Colavitto, grazie per la super chat. Stai vedendo la serie spin-off su Disney Plus dei Misteri temprali Sì, e mi sta facendo schifo. <ride> grazie alle cera. Cosa ti aspetti da Babylon? Eh, mi aspetto qualcosa di interessante, solo che domani avrei l'anteprima di Bussano alla porta. Quindi Babylon non so quando riuscirò a vederlo. Meglio PlayStation Xbox. Dipende dalla console. Io ho avuto tre, eh, Classic 360. Eh, quindi sono stato boxaro per due generazioni. Poi sono tornato a PlayStation. Eh, dipende. La 360 e la One sono delle buone. No, odio, la One non è così buona perché le esclusive non erano granché. Per quanto riguarda la eh, Xbox Series X, ormai è più un discorso di Game Pass. Cioè il game pass lo può avere anche da PC, alla fine. Quindi, eh, Secondo me Microsoft ormai gioca in un ambito che non ha più solo a che fare con le console. Io invece vorrei suggerire alla un anime che è uscito da pochissimo sopra in video, Sfondamento dei cieli Gur e Gun. Madonna, classico quello. Lo ritengo un capolavoro, guardate serie film perché sono bellissimi. Sì, sì, Gur e è, è fantastica, è, una, è un anime di già un, una quindicina d'anni fa, molto molto bello. No, beh, no, meno di quindici anni fa, però è bellissimo. Grazie a Davide Casagrande per la generosissima donazione. Siamo registi indipendenti, abbiamo terminato un lungometraggio. Se è possibile contattato per un paio di domande riguardo produzione e distribuzione del mondo cinema indipendente italiano, allora scrivetemi su Instagram, però ti dico, non è che io conosca così bene, cioè non essendo io regista, non sono così tanto uh, addentro alla questione distribuzione. Però provate a farmi delle domande, magari riesco a darvi una risposta, però non lo so, cioè voi provate. Su Instagram, uh, su Instagram rispondo sempre. Come fai a ricordarti così tanto bene? Così tutti i dettagli del film che ho appena visto? Beh. Culo? No, non lo so. Miglior film di Noè? Eh, quello sull'Ark. No, dai, sto scherzando. Ma guarda. Eh, secondo me, Enter the Void. Anche Love molto bello. Posto che io non è che apprezzi moltissimo Gaspar Noè, devo essere sincero, non sono un grande. Un grande stimatore di quel regista, uh, come faccio ad andare al cinema se guadagno poco e non arrivo a fine mese? Eh, non ci vai, eh, il cinema è un lusso. Però, ripeto, mh, cioè perdonami, però se tu non hai 8 euro o 10 euro per andare al cinema, credo che l'ultimo tuo problema sia il fatto. Allora il punto è questo: quando uno dice non ho i soldi per fare quella cosa, eh, secondo me, mh, nella maggior parte dei casi, non è che non li ha, è che preferisce spenderli in altro. Perché se tu non hai realmente 10 euro almeno una volta al mese per andare al cinema, il tuo ultimo problema è il cinema. Perché vuol dire che non hai neanche i soldi, soldi per comprarti i ceci. Capisci cosa intendi? Cosa intendo? Cioè, 10 euro, se non li hai, è proprio l'ultima cosa che ti chiedi è come faccio ad andare al cinema. Cioè, hai ben altri problemi se non hai 10 euro una volta al mese per andare al cinema. È questo che intendo. Non per fare i conti in tasca, ma è proprio logica. Se dici non ho soldi per andare al cinema, ripeto il tuo problema è un altro è che non hai soldi neanche per farti la spesa allora il cinema passa in punto piano grazie Marco Sacilotto, Sacilotto dell'Ethas meglio film di Eggers ehm, guarda eh, io sono indeciso tra quello e The Witch però sono entrambi i bellissimi film grazie Simone Di Girolamo The Last senza cont tramite spore senza contagio tramite spore, cosa se ne pensi? Allora, ehm, lo hanno fatto, lo hanno già detto per una questione riguardante il mettere le maschere agli attori. Vorrei capire, allora, dicevano nella spiegazione iniziale della puntata che il contagio si diffonde tramite eh, contatto e quant'altro, però vorrei che me la spiegassero meglio questa cosa, perché eh, come fa a diffondersi il fungo se non ci sono le spore? A meno che le spore non ci siano nell'aria, ma non si diffondono quando c'è un cadavere bloccato in una stanza, ecco. Perché altrimenti è molto strana come cosa. Vorrei che me la spiegassero un po' meglio. Parere Suicide Killer, è un film straordinario. Io adoro Takashi Mike. No, andrei a vedere il film Bussano alla Porta. Teoricamente, eh, cioè, dovrei andare anteprima domani. Ciao Victor, in poche parole, sapresti spiegarmi come riconoscere se la regia è fatta bene in un film. Eh, in poche parole. Ma è tutta una questione di grammatica, è una questione anche di studiare un minimo. Eh, così a, a buffo è difficile, devi studiare un po'. Eh, lo capisci dal, dal come è composta l'inquadratura dai movimenti di macchina però se non hai idea di cosa sia un primo piano un mezzo primo piano un piano americano non so quanto cioè le basi un minimo dovresti conoscere ecco basta aprire un libro di cinema proprio le basi le, i fondamentali ti ricordi quando si diceva che Vin Diesel sarebbe stato in Avatar 2 si sì, ricordavo di questa cosa che tu sappia le nomination agli Oscar la prossimo saranno verso i 14 allora ma le nomination non sono il 24? Il 20, ah, sì, il 24 che è martedì. No, ma il 24 è. Boh, comunque, sì. Film preferito dell'antico. Ehm, dovrebbero essere sempre verso le 14. Ciao Vic, pareri sulle 8 montagne. Splendido, ho fatto la recensione che caricherò domani. 14 ah no, 14.30, è vero, di solito la fanno alle 14.30. Sì, sì. Io farò la live, ovviamente. Ciao Victor, conosci la strategia del ragno di Bertolucci? Uh, allora, sai che mi manca? Questo sì, questo mi manca, ammetto. L'hai vista la miniserie The Witcher Blood Origin? Um, non l'ho ancora finita. No, non sono laureato. Non sono laureato. Uh, possibilità di nomination per serie Inc. agli Oscar. Molto basse. Però, chissà, magari, vediamo. Vale la pena andare a vedere Titanic in 3D? Ma Io, allora, mi pare che l'avevamo fatto una volta in tedio. L'ho andato a vedere. Non è che mi, non è necessario perché è una riconversione. Quindi, secondo me, non ha molto senso. E invece, God of War Ragnarok finito non ancora. Cosa ha perso nel tempo la cinematografia? Ma secondo me, niente. <ride> eh, si è evoluta al massimo. Banana <sussurra> FaZe lo vince l'Oscar. C'è Colin Farrell, non lo so. Fin di scorsese preferito, uh, io lo dico sempre. Banalissimo. Taxi driver, eh, non ci posso fare niente. Gianna Mariani, sì, farò la recensione di Peacemaker. Tra poco invece facciamo la, la classifica. Per adesso Willow la serie. Esattamente come il film, un fantasy senza respiro. Non è niente di che. Avevi visto Pelurian Colt di Tinto Brass? Beh, eh, se questo film esiste, no, non l'ho visto. Che sembra inventato il titolo, no, ma probabilmente esiste. Eh, di Tinto Brass ho visto La Chiave. Ho visto. Mi pare fosse il suo Così Fan Tutte. Eh, ne avevo visti diversi. Eh, però quello mi manca che ne pensi di Chernobyl la serie? bella, una bella serie assolutamente farai una recensione su Babylon? assolutamente sì l'unica cosa è che devo capire quando vederlo, quando riuscirò a vederlo hai visto il film close che è stato presentato a Cannes? purtroppo nella mia zona non è passato eh, quanto sarebbe bello se Danilo Scorsese vincesse l'Oscar per il prossimo film? vediamo, vediamo come sarà come pensi che Avatar 2 arriverà al secondo posto nella top film che hanno incassato di più? Uh, non credo. Allora, secondo posto la vedo molto dura. Dovrebbe superare Avengers Endgame, arrivare quasi a 3 miliardi, 3 miliardi è veramente difficile. Però ha già superato o sta superando No Way Home. Il che significa che è il film col maggiore incasso. Um, da, da, da quando c'è la pandemia ed è una cosa incredibile sicuramente supererà i 2 miliardi si pensa a fine corsa dicono che potrebbe fare tra il, la forbice tra i 2.2 miliardi e i 2.8 io avevo detto 2.5 vediamo se ci arriverà eh, è tanto eh? 2 miliardi e mezzo arrivati a questo punto che è quasi a 2 miliardi 500 milioni non sono pochi però mai dire mai che ne pensi di Melancolia molto bello non è il mio preferito di von Trier ma è un bel film Refn tornerà a fare film. Ma guarda. Finché fa serie come Copenaghen Cowboy, può fare il cazzo che gli pare. Veramente. Quanti K butti giù ogni mese? Uh, ma non, 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 lo dico di non lo dico di preciso perché non è elegante. Uh, tanti. Nel senso che non è che sono ricco, però me la passo molto, molto, molto bene. Per il momento. Però sai che <ride> per ogni momento buono segue sempre un momento brutto. Quindi per ora è così. Vediamo tra qualche mese se sono ancora. Eh, sulla cresta dell'onda a livello di soldi però sono a... no beh 20k al mese ma no D dipende però non no beh, oddio è capitato però non è la regola ecco non è la regola la regola è una no, 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 Dazan sei di più. Vabbè, comunque non, uh, non parliamo di soldi, che è volgare. Uh, nel senso che non ho problema a parlare di soldi quando parlo magari a tu per tu con delle persone, ma qua in live mi sembra un po' brutto. Faccio una cifra di tutto rispetto, mi faccio anche un culo della Madonna per fare 400k al mese, Cristian Sì, stavo trasmettendo da, dalle, dalle Mauritius, avevo 400k al mese. Vedrai Sanremo? Sì, lo faccio su Twitch però. Il gatto cristiane finirà in pari, secondo te? Allora, secondo me sì, perché è costato 90 milioni. E attualmente ne ha incassati. Ah, eh, è già sulla via del guadagno, eh. Dovrebbe già, dovrebbe già aver raggiunto il break-even. Allora, aspetta, uh, Puss in Boots, andiamo su Box of Ismogio. The Last Wish. Allora, costato 90 milioni. Ah no, aspetta, no, no, il cazzo non ha raggiunto il, il break even. Allora, ancora no, no. Ah, oddio, sì, 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 sì. Oh, quasi, quasi è costato 90 milioni. È 254. Credo che potrebbe arrivare a guadagnare a raggiungere il break even, che dovrebbe essere di 260 slash 270 milioni. L'ha quasi raggiunto, quindi non è stato un, un enorme successo, ma non è stato neanche un flop, che forse è la cosa più importante. Anzi, è la cosa più importante in assoluto. Quando comincia la reaction alla classifica? Tra poco, ragazzi. Faccio, faccio sempre una mezz'ora di classi di chiacchiere e poi si parte con la classifica. Il trend è sempre quello. Sempre fatto così. Il trend è sempre stato quello. Più che altro perché mi conviene. Ecco, conviene fare un po' di chiacchiera. È sempre bello. Un po' di chiacchiericcio suonante signori. Ok. Um, Ieri ho visto il cinema Strade perdute e non ho capito bene. Potete spiegarmi un po'? No no, 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 non parleremo, non inizieremo a parlare adesso di Strade perdute se non la finiamo più. Ma i costi dichiarati sono solo quelli produttivi all'interno dell'istituzione di marketing. Allora, in teoria, po', allora in questo caso non so. Mi sa che sono solo quelli di, di produzione. Ehm, puoi scegliere un solo genere di film da vedere infinito. Quale scegli? Horror. Perdite West quando uscirà in Italia, non ne ho idea. Regà, se un'informazione non la trovate su internet, non la, non la posso sapere io, non sono un insider, ve l'ho già detto mille volte. Non vedo l'ora di seguire la live degli Oscar, spero ci sia anche Mattia Oscar, di solito viene. Cosa ne pensi di At Content Final, se Final Season, parte 3, divisa in due parti? che ne parlavo nel podcast con Rob... loro dicono... eh abbiamo troppi anime... Eh, scusateci... volevamo darvi qualcosa prima della fine del 2023... allora l'abbiamo diviso in due... il problema è che hanno tanti anime... ma giustamente Rob fa notare una cosa... nessuno degli anime che curano... è stato diviso in parti... Eh, ma solo attacco con Titan... Eh, io continuo a pensare che ci sia un po' la verità... del fatto che Mappa... si è sobbarcata troppi anime... per gli animatori che ha... e a quel punto lì... A me non me ne frega un cazzo, cioè la casa di produzione sei tu. Se io pago un abbonamento per guardare attacco con Titan, sto pagando un servizio. A me non me ne frega niente che tu eh, eh, non, non ce la fai. Eh, non, non te l'ha prescritto il medico di prendere più anime di, di quelli che puoi animare. Sta a te dare un servizio al tuo pubblico. Il tuo pubblico paga per vedere il prodotto. Ecco, non tirate fuori cazzate. Primo. In secondo luogo, eh, mi sembra molto strano, a me sembra più una manovra di marketing. Non voglio fare il complottista, però a me sembra più una manovra di marketing che un reale problema di eh, produzione, perché se fosse solo quello, allora anche gli altri anime dovrebbero avere lo stesso eh, lo stesso trattamento. Invece no, solo attacco on Titan, guarda caso. Il trailer di Boys of Fred, un bel trailer si dice che Paul Thomas Anderson girerà il suo nuovo film quest'estate con DiCaprio, che ne pensi? Eh, vediamo, non si sa ancora nulla cosa ne pensi La La Land? un gran bel film, per me molto bello film preferito da Giovanni Giacomo? Uh, chiedimi se sono felice uh, le ho parlato prima di Gaspar Noè, Riccardo uh, farai un video sulle otto montagne? sì, l'ho già registrato ma non ho ancora caricato. Ciao, Vic, il preferito del lincione. L'ho sempre detto, è Razerhead. Anche qui, banale, ma non è il Allora, non è il più maturo, me ne rendo conto, però è quello che mi fa vibrare ogni volta. Mi consiglio il manuale sulle basi del cinema, ma guarda, eh... allora, io consiglio sempre quello che avevo usato all'università, che è teoria e analisi del linguaggio cinematografico, che quello è perfetto. Se no, anche col manuale di, di Gianni Rondolino te la cavi perché ci sono i fondamentali. Opinioni sul, tra sul trailer di Oppenheimer? Ma è un buon trailer. Però non è che mi abbia poi entusiasmato. The way lo voglio vedere, sì. Allora, ragazzi, direi che possiamo iniziare con questa classifica di sight and sound. Allora. Ecco. Io lo sapevo che era troppo, troppo troppo ingigantito. Sto cazzo di schermo. Va bene così. Ok. Classifica di sight and sound. Classifica. Allora dunque, peccato per l'impaginazione dei numeri, vabbè ma fa niente sti cazzi, cioè non è un problema. Allora, sfortunatamente da quello che ho capito non c'è l'impaginazione in verticale e in orizzontale quindi ci sporreremo le file perché non, non si può fare, perché avevo trovato anche una lista però francamente la lista senza foto preferisco quella del sito ufficiale. Allora, nel 1952 il team di Sight and Sound, che è questo magazine eh, inglese, ebbe l'idea di chiedere uh, ai critici di nominare i migliori film, di, sì, di, di, di scegliere i migliori film di tutti i tempi. La tradizione è diventata decennale, uh, diventando sempre più grande e prestigiosa man mano che passavano le decadi. Uh, il poll, il sondaggio di Set and Sound è ora uh, un caposaldo dell'opinione critica sul cinema e l'edizione di questa... Di quest'anno, la sua uh, l'ottava, ok? È la più grande mai fatta, con 1639 partecipanti uh, critici, programmatori, curatori, archivisti e accademici. Poi c'è anche, vedete, qua c'è la directors, questa è quella dei registi, a cui ho chiesto. Quella che stiamo vedendo è quella dei critici, ok? Quindi, questa, questa è quella dei critici. Uh, allora, siccome, questa allora, parte dalla, dal 100 all'1, quindi facciamo dal 100 all'1. No, non fate... Come si vede male? Si vede male. Io vedo bene, ragazzi. Si vede sfocato. No, regà, non, non è vero, non si vede sfocato, mi dispiace, ma... Eh, no. Non, uh, non, uh, non... Non si vede. Regà, posso dirvi una cosa, ma se avete una strumentazione che fa cacare, ma perché dovete... Cioè, controllate che non sia un problema vostro. Per favore. Non fate spoiler, grazie. Certo che, se, magari poi scoprite che avete la rotellina a 144p. Cazzo, ma prima di allarmare il creator, non potete controllare che non sia un problema vostro. Ok, allora. Eh, ora si vede perché si vede che, avevi la, che, che hai una connessione del menga che, 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 che ti abbassa la qualità. Va bene, allora, iniziamo. Purtroppo eh, sfortunatamente eh, è così. Allora, al centesimo posto scappa Get Out, Mi sembra mi sembra un po' Boh. Allora, nella, nella cento. Ne, nei, tra i cento film più belli di sempre. No, non sono d'accordo. È un bel film, niente da dire. Però, ma non è che mi adiro, ragazzi. Scusatemi, però ogni due per tre. Ti sento basso. E poi salta fuori. Che è un problema di alcuni. Perché io, ad esempio, quando li sento le live, le sento normalissime. Eh, e si vede sfocato, e poi è sempre, è sempre un problema tecnico di chi sta guardando. Oh. Eh. secondo me, per un film di cinque anni fa, dire che, cioè, a meno che non sia questo gran capolavoro, io non l'avrei messo. Eh, e secondo me, Scappagate Out non è questo gran capolavoro. È sicuramente un film cult ormai. Un film che ha segnato un punto di svolta nell'horror. Su questo, niente da dire, perché da quel momento in poi sono arrivati un sacco di horror con tematiche politiche e questa cosa va benissimo però allo stesso tempo non lo metterei nella top 100 di tutti i tempi perché poi salta fuori che mancano film come Taxi Driver e quant'altro e c'è Scappa Get Out bello quanto vuoi però insomma uh... ah sono pari merito al 95 no non è vero no 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 non... ma come parano? no raga, no non sono pari merito al cinquantesimo. Sono dal centesimo all'uno. È un'impaginazione strana. De, non, non, cosa partono dal 95? Non, non credo, no? Spiega. Cioè, non è Manuel, che prima stavi guardando. Per quanto discutibile. Cioè, è giusto, no? Quello che sto facendo. Non sono pari merito al, al 95 posto, ragazzi. Eh, non, ha, non ha molto senso altrimenti. Facciamo order list. Sì, no, è giusto. È giusto. È giusto. Eh, regà. Ma non, ha, ma non ha... Scusate, perdonatemi. Non ha senso... Uguale 95... Cioè, si, par, si parte dal centesimo posto. C'è scritto anche qua. Ma non ha senso... Scusate. Ma che se... Allora, perdonatemi. E allora al centesimo posto? Cioè, come... quella 95... Eh, ho capito. Allora, ma scusate. Al centesimo ah no, non parte dal primo ho messo guardate qua cacchio guardate 100 cioè sto cercando di capire un attimo come funziona ah va bene pari merito vabbè tanto sti cazzi eh. dal 195 sono pari merito ah ok quindi va bene d'accordo Sì, perché dopo il 94 se si fa ah ok 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 ho capito va bene ok quindi 95 pari merito. Scappa get out. Va bene. Non, uh, scusate che non, non, non capivo la numerazione. Ok. Però comunque alla fine 100 sono. Eh, va bene così. Va bene. Va, uh, pari merito. <ride> Agli ultimi posti. Dai. The General. The General. Film di Buster Keaton. Ma alla fine, guarda, secondo me. Un film di Buster Keaton valeva l'altro, perché erano tutti su un livello, oddio, non proprio magari, però eh, ci può stare. Uh, una, è una, era una commed commedia classica di Buster Keaton del 26, come potete vedere. Eh, questo è uno di quei film che ti fanno sempre vedere quando, quando fai corsi di cinema, è uno di quelli che ti fanno, che ti fanno vedere. Eh, poi voglio dire, ragazzi, è Buster Keaton. cioè... Secondo me un qualunque film rappresentativo di Buster Keaton andava bene. Nel senso che stiamo parlando di uno dei più grandi eh, attori e registi della storia del cinema eh, che ha un po' fondato quella che era l'idea di commedia cinematografica. Per cui eh, ci sta. Black Girl. Allora, questo non l'ho visto. Uh, di... Usman e Semben, questo qua non l'ho visto, del 65, un film se, eh, Senegal Francia, non, eh, ammetto di non averlo visto, non lo conosco. Eh, se vi state chiedendo qual è la valenza di Set and Sound, è una, un magazine molto molto importante, molto DSE, eh. è una cosa molto, molto specializzata. Diciamo che questo tipo di classifica ha una validità superiore rispetto a quella di Variety che abbiamo visto, infatti molti film, magari tanti non li hanno visti, nemmeno io li avrò visti, eh. ve lo dico subito. Uh, questo non lo conosco, lo ammetto. Uh, però è eh, ok. Un film sulla Francia razzista postcoloniale sulle relazioni. Sulla Francia razzista post po, le relazioni, uh, relazioni con il Senegal. Quindi è un film estremamente politico. La live era salvata. Sì. No, no, Black Girl non l'ho visto neanchio, lo ammetto senza problemi. Tropical Malady. Francia, Thailandia, Germania, Italia, Svizzera, diretta da Apichatpong Veracetakul. Verace, cool. Non l'ho visto. Uh, tra l'altro. Aspetta un secondo, fammi vedere un attimo. Uh, devo, andare, devo andare a cercare il. Um, il titolo in, in italiano. Tropical Malady: uh, 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 Titolo italiano. Probabile che sia, no, è sempre troppi Kamaledi. Non, non, non cambia dal, non cambia. Uh, codice fiscale degli amici. Beh. Raga, sono ve l'ho detto. Sono film abbastanza de sé. Hanno chiesto a critici. Quindi è ovvio che esca fuori un po' uno spirito molto cinefilo. Regista di Ankelbom, Palmadora Khan. Uh, no, aspetta, ah, Ok. Sì, alcuni sì, non si trovano neanche online. Sì che puoi, Stefano Corsi. Cerca che la trovi. In futuro ti si farà anche quella del Top giochi migliore di sempre? Magari sì, vediamo. Allora, uh, Once Upon a Time in the West, c'era una volta in West di Sergio Leone, uno dei suoi film più particolari, un film che non è uh, affine ai primi tre cosiddetti spaghetti western della trilogia del dollaro, un, un film che celebra la fine del mito, ah Black Girl è su replay, perfetto, ehm, segna la fine del mito del West, del, dei, dei cowboy, ehm, un film particolarissimo, ehm, peraltro Leone fece una cosa incredibile all'epoca, ehm, lui prese per il villain Frank Henry Fonda, che di solito era sempre il buono. E quindi quando comparì sullo schermo la prima volta Henry Fonda che faceva il cattivo, il pubblico si stupì, stupidisse. Ma quella è Henry Fonda? Non l'aveva mai visto in un ruolo del genere. Quindi ci, ci, ci sta. Uh, di Gabri stai scrivendo un sacco di fregnacce, la puoi smettere, per cortesia? Grazie, Wab. Domani un parziale di quattro materie. Biologia più che pregate per me. Pregheremo per te. Però magari Se non andiamo, se non andiamo fuori tema preferirei. Grazie. No, De Gabri ti avviso, tra poco ti, ti banno se non la smetti, quindi cerca di farla finita, grazie. Um, un film straordinario, cioè con Claudia Cardinale, io, 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 io lo, lo, lo vidi eh, tanti anni fa, l'ho rivisto tante volte negli anni, l'ho sempre adorato, nel senso che è diverso dagli altri a cui Leone ci aveva abituato... Eh, c'era tutta la questione della ferrovia che stava arrivando, che era il progresso, il cambiamento, e poi c'è quella splendida scena iniziale con dieci minuti di silenzio e solo rumori eh, di fondo, e quando Morricone eh, rivide quella scena disse, questa probabilmente è la miglior musica che io abbia mai scritto. Eh, diciamo che l'avrei anche messo più in alto se posso essere sincero però per me è un film clamoroso eh, colonna sonora, regia la scena iniziale con i tre uomini di Frank che poi vengono ammazzati da Armonica è una scena spettacolare e nell'idea di Sergio Leone eh, quei tre personaggi dovevano essere interpretati da Livan Cliff, Clint Eastwood e eh, Eli Wallock, che erano mm, rispettivamente Sentenza, Il, uh, il Biondo e eh, Tuco di, eh, il buono, il brutto e il cattivo perché voleva proprio far capire al pubblico che era la fine di quel mito che lui aveva creato con i suoi spaghetti western e ed era la fine del mito del west come la gente lo aveva sempre conosciuto quindi non solo lo spaghetti western eh, però se non sbaglio fece muro Clint Eastwood che all'epoca ormai era un divo e disse io non posso fare un film in cui muoio nei primi dieci minuti e litigarono per questa cosa Leone non, non fu molto contento di quel rifiuto ehm, quindi ci sta cioè ci sta che ci sia nella classifica, ma forse un po' basso. Ah, ok. Allora, A Man Escaped. Ok. Fate, fatemi solo vedere una cosa. Non mi ricordo il titolo. Un condannato a morte e fuggito. Non ricordavo il titolo. Allora, anche questo lo vidi quando studiavo all'università. Di eh, Robert Bresson. Uh, allora. Era un film molto particolare, come vedete qua. Uh, è Bresson alla sua essenziale. Un uomo, quattro pareti, la sua ingenuità e uh, le misteriose influenze del fato. Grazie a Valerix per l'elaboramento. Uh, un film estremamente particolare, uh, girato veramente con... Cioè, non è che avessero bisogno di grandi mezzi. Alla fine. Era più un esperimento. Però fu qualcosa di, 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 di interessante, senza ombra di dubbio. Ehm... Come fin sulla fuga della carcere è molto bello anche Il buco di Jacques Bequet del, del 60. Quello non l'avai mai visto, ma lo conosco. Sì, pre sì fu precursore della rover Vag, Anche perché eravamo poco prima dell'inizio della, della cosiddetta Vague, della, della Wave, dell'ondata della Nouvelle Vague. Era già un film molto sperimentale per l'epoca, senza mai dubbio. È un po' insieme conteneva quelli che poi furono un po' eh, le, 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 diciamo, le caratteristiche, il manifesto della Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague voleva rompere con la tradizione, voleva creare qualcosa di nuovo. Mi sono appena collegato e ho visto che hanno ufficializzato Megan 2. Sì, avevo visto, ma era abbastanza ovvio. Eh, l'ho detto Andrea: Re... Ah cazzo, ok, l'ho detto Andrea Renzulli. Che è un condannato a morte. fuggito, eh? Madame Deux, film produzione italo-francese uh, di Max Ofuls. Uh, questo no, allora fammi vedere un attimo il titolo. Perché è sempre: però, credo che sia questo il titolo. Uh, perché alcuni magari li ho visti, ma non. Però questo mi pare di non averlo mai visto. Dovrebbe essere proprio Madame. Aspetta. No. Essere proprio, ma, ma, dovrebbe essere proprio Madame De, teoricamente. Però non l'ho visto, no? Questo no. Vabbè. De Leopard questo è il... il eh, dovrebbe essere il gatto pardo, me lo confermate? Quindi qua sono pari merito al novantesimo. Mi confermate che è il gatto pardo? Si chiama The Leopard in inglese. Questo è splendido tratto dall'omonimo romanzo di ehm, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, un romanzo che io lessi quando ero al liceo. Eh, mi non. So... Ok. Eh, non eh... Ah, è un film. Allora, diciamo che è un film di Lucchino Visconti. È un film molto, mh, molto fedele al romanzo, molto particolare elegantissimo. Diciamo che comunque Visconti eh, era un regista, anche lui molto particolare, eh, che faceva parte della corrente del neorealismo. Io ricordo ancora il suo, mi pare fosse suo, eh, correggetemi se sbaglio, La Terra Trema, che era sostanzialmente una trasposizione dei Malavoglia, girato effettivamente nelle zone di Acitrezza con veri pescatori. In scena come attori non sono attori veri, sono presi dalla strada. Uh, con Terence Hill, sì, è vero, c'era era, era Mario Girotti, giusto? No, aspetta, perché c'erano, all'epoca allora, all c'erano sia Mario Girotti che Massimo Girotti. Mi pare che lui fosse Mario Girotti, perché li confondo sempre. Ok, volevo essere, volevo essere sicuro, che sennò poi mi linciano. Ehm. Uh, sì, sì, era. Mi, mi ricordavo che fosse i Visconti, ma volevo essere. Sì, io chiedo il vostro. il vostro. la vostra conferma, che non si sa mai. Ugetsu Monogatari di Kenji Mizoguchi. Allora, anche questo lo vidi quando studiavo cinema. Uh, si stava parlando del cinema orientale, c'era una breve parentesi, e c'erano alcune visioni consigliate, tra cui Ugetsu Monogatari, del grande Mizoguchi. Uh, anche questo è un film, diciamo. Molto, molto sui generis nel senso che già i film giapponesi tendenzialmente sono caratterizzati da un ritmo molto più lento a quello a cui siamo abituati non tutti per carità dipende anche dal genere però diciamo che questo era anche un film storico quindi non è cioè capito è un film mh, che magari non incontrerebbe il favore del pubblico moderno contemporaneo, mettiamola così. Già all'epoca non era un film proprio facilissimo. Eh, bello, secondo me è giusto che sia in questa lista. Avete capito comunque il tenore rispetto alla lista di Variety. Se la lista di Variety cercava di um, prendere, ad esempio, film magari datati, ma conosciuti da tutti, questa lista se ne sbatte le palle dei film mainstream e... Premia una qualità cinematografica particolare. È molto che non riesco ad andare al cinema per motivi personali. Grazie per avermi fatto il copio della magia. E la bellezza del e delle serie Grazie a te, Giorgia Miniello, e grazie per uh, la donazione, gentilissima. Uh, ok, sì. Uh, Massimo, Massimo Girotti di ossessione. Eh, che, dove, che allora, uh, c'è un film con Massimo Girotti che non ricordo se fosse Ossessione. Che era quello del, del tizio che si innamorava della donna sposata. Non ricordo perché, regà, no, oh, la mia mente è talmente piena di film e di cose che ormai. Non l'hai visto palesemente. Va bene, Carlo Bucci Rosso. Ok, facciamo che ti sospendo. Perché dovrei mentire sull'aver visto meno un film? Cristo santo, però vabbè. I vecchi film Orientali. Cosa ne pensi di Lillian Cliff? Mi piaceva, cioè mi piace molto come attore. Caro Luciano, se l'ho visto dei anni fa, come ricordarlo? Vabbè, ma regà, ma dai, non, non dategli. Sì. Ok, era, era quella l'ossessione. Perfetto, ok. Non ero sicuro. Uh, grazie, Salve Carb, grazie mille. Era un film splendido. Questi qui sono tutti film che io vidi uh, quando avevo una ventina, da 20-21 anni, quando, fa, quando seguivo cinema in via Noto. Storia critica del cinema, quindi, non venite a dire: Non l'hai visto, perché probabilmente ho visto, ho visto più film di quanti Carlo Bucci ne vedrà nella sua vita. Allora, ii. Ok, questo mi manca: questo mi manca, uh, coproduzione Giappone, Taiwan. Multi growing Pains are given rich relaxed expression in Edward Young's Taipei Family Tapestry. Ok, uh, no, questo non questo mi manca, lo ammetto, questo mi manca. Uh, no no eh, ne avevo già sentito parlare però no non l'ho visto ammetto, ammetto e sì che io mi mangio tantissimo i film orientali però questo proprio non, non è passato alle mie radar eh, questo no Parasite vabbè ci sta quindi questi sono al novantesimo posto pari merito uh, ci sta um... allora questo è uno di quei rari casi di film molto recente che secondo me è giusto che sia in classifica, perché vabbè, Parasite è, stre è strepitoso, è un film che è destinato, secondo me, a diventare un grande capolavoro. Già adesso si può parlare di capolavoro, perché se ne parla ancora adesso, però è un film del 2019, secondo me ci vuole ancora qualche anno per far sì che si sedimenti e venga definito un capolavoro, anche dopo la prova del tempo. Parasite ha più ragione di esserci rispetto a Get Out? Sono d'accordissimo, io Get Out non l'avrei messo. Chunking Express... Hong Kong di Wo ah, Wong Kar Wai. Allora sì. Sì, 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 sì. Ma scusami, però perdonami un secondo, perdonatemi un secondo, eh. Ok, magari mi sto. Ah, ok. È Hong Kong Express di Wong Kar Wai? Infatti dicevo, ma non era non aveva ok, allora sì allora io di Wong Kar Wai non ho visto tutti i film questo qui l'avevo visto eh, perché era stato citato sempre al corso di cinema non era in programma però parlando di film asiatici eh, lo, 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 lo consigliarono Wong Kar Wai non è un regista facile ragazzi non è un regista semplice Wong Kar Wai eh, anche lì non è l'unico film di Wong Kar Wai che si poteva mettere in questa classifica Portare questi film a Rurica Cal? Non lo so. Anche Mevoriso morde, no, però secondo me Parasite è ancora meglio, eh. Ma di cosa stai parlando? Ma perché nessuno parla mai dell'uomo maiale di Copenhagen Cowboy? Enrico Foa, nessuno ha parlato di Copenhagen Cowboy qua, quindi non... È una sottile metafora, ma eh, perché è sottilissima. Eh. In effetti, un uomo che grunisce come un maiale è proprio una metafora che sicuramente solo tu, che evidentemente ti sollevi rispetto alla massa, eh, l'hai capita. Non era una cosa molto evidente. Sì, sì, sì. Ne nessuno... Sì, ti sto prendendo per il culo, en Enrico Foa, però non, non importa. Uh, comunque, era Hong Kong Espre Express. A sense of wishful romantic longing joins the two stories in Wonka R.Y.'s Free Willing Portrait of Hong Kong. Uh, è un film che consiglio di guardare. Io consiglio in generale di recuperarvi pian piano tutti i film di Wonka Wai, che secondo me è un regista incredibile, però ripeto, forse non è uh, esattamente accessibile a tutti subito nel senso che ah, io non sono mai per il dire prima di guardare il tal film devi eh, studiare quant'altro perché altrimenti uno non guarda più film dico solo che se vi approcciate a un regista come Wong Kar o anche uno come Zulaski dovete tener conto che non state per guardare un film mainstream di quello a cui siete abituati o siete già persone che si guardano film di concetto, film di un certo tipo con dei ritmi anche piuttosto lenti, perché vogliono eh, stare a guardare la fotografia, alle inquadrature, al messaggio. Allora, ok. Se non siete abituati, dovete sapere cosa state per guardare. Perché altrimenti poi si rischia di avere come un senso di rifiuto. Oh, ma mi sono addormentato! Ma quel film fa schifo. Dovete sapere a cosa vi state approcciando, questo è importante. Bellissimo in The Mood for Love. Come si è finito i razzi World Shining, ancora un. Ca re. Shining era finita Razzi Wolves, questa cosa non la sapevo. Ma che sta succedendo? Aspetta un po'. Troppi errori, cosa? I ICK qualcuno l'ha visto? Uh, regà, è da prima che ne parliamo, non stiamo parlando di quello. Shining... Uh, allora, forse un po' bassino, 88 a pari merito con uh, Hong Kong Express. Um, L'avrei magari messo un po' più in alto però vedete che il tenore di questi film è particolare quindi a un certo punto si vanno a prendere film talmente ricercati talmente mh, al di fuori della sfera mainstream che a un certo punto quasi quelli un po' più mainstream per quanto ottimi trovano meno spazio è difficile, ragazzi. Cioè, come la fai una classifica di questo tipo? Cioè, questa è una di quelle classifiche che, secondo me, eh, è un po' una... I'm flexing my dick. Cioè, sto un po' flexando il cazzo. Cioè, conosco... Cioè, è, è normale, l'hanno chiesto dei critici. I critici, quindi, sono andati a rimestare nella memoria eh, per tirare fuori quei film, quelli proprio ricercatissimi, che hanno visto magari poche persone selezionate. È, è giusto, perché è perfettamente in linea con il tenore del magazine, quindi io non mi aspettavo niente di meno, è normale. Ehm, diciamo che eh, è una classifica che per un pubblico mainstream può sembrare molto strana, tantissimi probabilmente eh, non avranno visto molti di questi film, alcuni non li ho visti anch'io, però magari tipo I, i l'avevo sentito nominare, ma non l'ho mai visto, è uno di quelli che mi mancano, mi ero ripromesso di guardarlo, ma... Uh, film veramente stecana, eh, siamo Um, ragazzi vi consiglio di leggere le recensioni de di Demi Street. Lui è un critico cinematografico molto raffinato. Sì, ho presente. Parla dell'uomo maiale. Enrico Fosse, se continui a nominare l'uomo maiale ti blocco. Mamma mia. Ziao, tu sai chi? Ziao. Istuas du Cinema. Franz e red by jean Ok, sì, assolutamente sì. Oddio, uh, io magari di Godard avrei messo altro però. Cioè, spero che in questa classifica ci sia il, il, il labu de souflo, ovvero fino all'ultimo respiro. Era, come dice qua, The Apotheosis of Jean-Luc Godard's Experimental Era, l'apoteosi dell'era sperimentale di Godard. Uh, però, allora, qui secondo me si va sul ricercato apposta. Sperimentale quanto volete, interessantissimo, meraviglioso, ok. Ma spero che ci sia fino all'ultimo respiro. Perché se non c'è fino all'ultimo respiro c'è questo, avrei da dire. Non mi fa fare abbonamento da cellulare. Perché non lo so, Stefano Corsi. Non sono un tecnico di YouTube. Fallo da quando potrai da mobile. Non c'è problema, tranquillo. Grazie per la donazione. Non, non sei obbligato. Puoi farlo con calma quando sei da PC. Non preoccuparti. Se parli dell'uomo maiale, ti faccio una donazione. Non parlo dell'uomo maiale. Allora, facciamo così. Adesso ti sospendo. Se continui con l'uomo maiale, ti blocco proprio. Ehm. Um si dice Godard la diamuta Godard Godard Jean-Luc Jean Godard adoro Jean-Luc mi dispiace che Jean-Luc Godard sia morto è stata una grave perdita è morto qualche mese fa il povero Jean-Luc Godard Jean-Luc Godard esatto oh Piero Lefu eh, ok, allora ci sono più film di Godard. Perfetto, Piero Le Fu di Godard. Allora, come sapete, a me la Nouvelle Vague non ha mai fatto impazzire, per quanto ne riconosca l'enorme valore, ma devo dire che negli ultimi anni ho recuperato un po' di film eh, della Nouvelle Vague. E ho iniziato a neanche a rivalutarla, perché non è che io l'avessi svalutata. Semplicemente, non i molti film che facevano parte di quella corrente non lo so, non mi... non mi facevano impazzire per motivi che non so neanche spiegarvi. Ehm. Um... Piero le Per me non è, non è il mio preferito di Godard. Di Godard <ride> però è un film. È un film bellissimo. Piero le um, The Spirit of the Allora, vediamo questo qual è. Perché l'immagine non mi dice niente. Può essere che non l'abbia visto. Però, finché non vedo il titolo italiano è molto difficile. The Spirit of the Hive. Mm lo spirito dell'aldeare dell'alveare dell di Victor Ellis allora eh, l'ho sentito nominare spesso ammetto di non averlo visto Victor Ellis' ex wicked impressionistic distillation la squisita impressionistica distillazione della paura eh, infantile e della meraviglia nelle rovine del, della recente dell'epoca dell eh, da poco finita guerra civile non, no non l'ho mai visto non ho sentito parlare ovviamente però ammetto di non averlo mai visto. Questo no. Uh, ma solo io penso che fino alle anni 50 e 60 siano tanti sopravvalutati. Ma perdonami Nicola dal corso. Però è un'affermazione abbastanza insensata. Cioè tutti i film degli anni 50 e 60 sono, sono sopravvalutati. ma Anche no. Non trovi che sia un po' strana come affermazione? Beh, Velluto Blu all84 posto, pari merito con ehm, i due di Godard. Di Godard, ricordiamolo. Eh, lo spirito dell'aveare eh, è venuto. Allora, per molti è il film migliore di eh, David Lynch. Secondo me è uno di quelli che se la gioca a, con anche strade perdute. Ripeto, il mio preferito è Eraserhead, Per quanto sappia che non è il più maturo di Lynch, strade perdute che peraltro ho trovato al cinema in questi giorni, ve lo ricordo. Eh, lo hanno riportato. Eh, Velluto blu è uno dei più belli, secondo me, di Lynch. Poi, terà, peraltro, vabbè, c'è Kyle McLachlan, che io penso, io penso che a un certo punto Kyle lo avrebbe. Lo, 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 se lo sarebbe tenuto anche sul comodino, David Lynch. Cioè, sai, quando proprio ti trovi bene con un atterrito, io voglio fare i film solo con lui. Denis Operidolo, Frankie Sati quando. No, ma è un film, un film della. Allora, Tra l'altro, Velluto blu, secondo me, non è neanche. Um, cioè, di solito i film di Lynch sono molto nebulosi. Non che questo sia proprio l'apoteosi della comprensibilità, però rispetto ad altri non è di è Elephant Man, che è quello è proprio lineare, ok, però rispetto a un Inland Empire era già più comprensibile per quanto mi riguarda. Film straordinario, Velluto Blu, assolutamente. Selena and Julie Go Boating, ok, questo non credo di averlo, questo è il 77 posto pari merito con gli altri, non so se l'ho visto, devo essere sincero, andiamo a vedere. Ma credo... A meno che Selina e Julie... Selina mm. e, va... e Julie vanno in barca, molto letterale. No, questo non l'ho visto. No, non, non l'ho visto. Di Jacques Rivet. Conosco il regista, ma non ho mai visto questo film. Eh, non, devo essere sincero, questo proprio non mi dice nulla neanche il titolo, lo ammetto. Comunque confermo che i numeri sono in pagina... No, no, non ha, ho, adesso ho capito qual è il punto. Cioè, sono 100, no? Quindi, questi qui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, sono... Le ultime posizioni fanno il 95 posto. Perché sono 6 film a pari merito, ok? Poi c'è... Ci sono i film a pari merito al 90 Poi l'88esimo, cioè... Secondo, adesso ho capito... In realtà bastava fare 199, però no, perché sono pari merito secondo il sondaggio, quindi bisogna leggerli così. Cioè vuol dire che questi sono considerati alla pari, è importante per il giudizio critico. Esatto, Paolo Salzillo, esatto, la 195, 94, 90 e così via, perché evidentemente non sono riusciti a trovarne uno solo per posizione. Già questo vi fa capire che è una classifica più seria di quella di Variety. Ciao, Victor, ma la casa di carta corea eh, sta bene? No, farò la recensione tra un po'. Ah, ok, Amater of Life and Death eh, di Michael Powell e Pressburger dovrebbe essere... Aspetta, una questione di vita o di morte, in teoria, però... Eh, no, se è quello che dico io, lo, lo conosco, ma non l'ho visto. Allora, Amateur... che non so se... Era stato, non mi ricordo se... Vediamo. Uh... No, vedi? A Scala al Paradiso. Vedi? No, allora no. Scala al Paradiso ho presente, ma non, non l'ho mai visto. No, no. Questo no. Tempi moderni di uh, Charlie Chaplin. Questo, vabbè, è spettacolare. Era una... Una sorta di critica parodistica all'industrializzazione, eh, all all'avanzare delle tecnologie. Eh, qua c'è, potete vedere la scena famosa dell'operaio che rimane sostanzialmente incastrato eh, tra gli ingranaggi. Questo è un altro di quei film che vidi quando studiavo cinema, anche perché è una delle prime. Cioè, diciamo che in Vianotto c'era la cineteca quindi i film che venivano studiati a lezione se volevi li potevi trovare in Cineteca quindi ogni tanto mi fermavo un paio d'ore in più per guardarmi alcuni dei film magari anche i film delle origini che duravano pochi minuti li guardavo lì perché quelli difficilmente si trovavano in giro ciao Victor li sto sentendo in sottofondo se tu fossi nudo invece guarderei anche ah ma è l'uomo che sapeva troppo ma lei è un pirla come stai Marco tutto bene? vedo Sunset Boulevard sotto tempi moderni? credo di sì così a naso. Uh. A Brightest Summer Day di Edward Young. Anche questo mi manca. Anche questo mi manca. Vediamo il titolo italiano se è lo stesso. Film taiwanese. No, il titolo dovrebbe essere lo stesso. Questo mi manca. Di Edward Young. Il regista lo conosco però. Vabbè, ah Satan Tango. Allora. <ride> Satan Tango è un film di Belatar che dura circa sette ore e mezza. Uh, è un esperimento, Satan Tango. Fa parte di quello che comunemente viene chiamato, anche se è un termine forse un po' improprio, cinema contemplativo. Uh, cioè film che vogliono riprodurre la realtà nella sua esatta dimensione, quindi magari vedi Satan Tango e ci sono 20 minuti di inquadrature su una mucca che rumina il fieno, è un film particolarissimo uh, lo vidi uh, in, due, in, due pa in, uh, in due tornate perché proprio non, non avevo fisicamente sette ore e mezza da dedicare, io difficilmente riesco a bingiarmi una serie, mi dà fastidio bingiarle serie quindi lo vidi in due, in due parti da tre ore e mezza ciascuna, lo stesso giorno, ma in due momenti diversi della giornata, perché proprio non avevo il tempo fisico, materiale. Lo so che è una bestemmia, è terribile come cosa, però abbiate pazienza. Eh, però posso dire che io personalmente di Bellatar preferisco Il Cavallo di Torino. Normie, eh, lo so. Però Il Cavallo di Torino è un film, per quanto mi riguarda, più... Uh... Più nelle mie corde, forse, anche quello particolare, niente da dire. Però proprio Satan Tango è il classico film che vuole essere un esperimento, quasi una provocazione, anche se vogliamo. Al cinema come c'è finito? Guarda, eh, io non, non credo fosse. Allora, in realtà ci sono ancora sale che ogni tanto lo danno. Eh. attenzione, fanno le maratone, quello sì. Però non era un film pensato per una grande distribuzione cinematografica facevano degli eventi che io ricordi. Peraltro, un film del 94, non è un film così vecchio. Alla fine. Sì, ok, sono quasi 30 anni, per l'amor di Dio. Però, a vedere l'immagine c'è gente che fa. Ah, ma cos'è un film degli anni 40? No, è un film del 94. Eh, un sequestro in persona, questo film. Ma no, è, una, è, una, è un. Questo è proprio cinema nella sua accezione artistica più pura. C'è poco da fare. È proprio un. È proprio un. Aspetta. È proprio un. Uh, come posso dire? È proprio, un, è proprio un. esperimento. Un qualcosa di. Non è che tutti i film di Belatar sono così, infatti, eh. Bellatar, il regista ungherese. Eh, non è che tutti i film che ha fatto Belatar sono film da 7-8 ore. Attenzione, Satan Tango costituiva una, una sorta di. Era veramente una provocazione. Eh, per dimostrare che il cinema può raccontarti qualcosa che puoi anche esperire tu stesso senza stare davanti ad uno schermo. Però è riduttivo, ragazzi. Su Satan Tango si potrebbe fare una, un video di 14 ore. Non, è difficile. Cioè, mi arenerei per, per ore intere. Eh, lo vidi, ricordo ancora, uh, forse sette anni fa. Quindi, relativamente di recente. Al 78esimo, guarda, è, ripeto, è un film talmente particolare, talmente proprio riferito al medium... È una riflessione sul medium, se vogliamo, che alla fine della fiera sì. Secondo me ci può stare. Io non l'avrei messo troppo in alto. Comunque, Viale del Tramonto di Billy Wilder. Vabbè, questo è un film tra l'altro malinconicissimo. Per me è anche basso. Di Frank Capra. ma sto scherzando. Chi c'era all'altra all live sa di cosa sto parlando. No, vabbè, Viale del Tramonto. Io l'avrei messo anche. Per me era da, era da metà classifica. Secondo me, Sancho de, ba de Bailey. Allora, questo è sempre di Mizoguchi. Uh, mi pare. Credo anche questo di non averlo visto. Però io cerco sempre il titolo italiano. Che sai mai che. Però mi sa di no. L'intendente Sancho. Allora, se ne parlò anche qui a lezione. Uh, ci fecero vedere delle immagini, delle, de 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 degli estratti. Però poi non l'ho mai recuperato. Uh, su Mizoguchi, Mizugu dovrei, dovrei recuperare diversi suoi film. Però sì, eh, ripeto: già lui come regista ha senso di essere in questa classifica con più di un film. Quindi sono anche d'accordo. Edition of Life: Oddio, anche questo. Vediamo un po'. Mannaggia la miseria. Ah, ho sbagliato. Aspettate, eh? ok. Ah, lo specchio della vita. Allora, anche questo non lo vidi. Vedi l'appunto, vediamo appunto delle, delle parti, sempre a lezione. Eh, però, no, questo di, di Douglas Sear, Questo non, non l'ho visto. Eh, qua ragazzi, molti di questi eh, ne avevo sentito parlare, li avevo visti lezione. Però, ammetto che alcuni proprio non, non li ho visti. Li recupererò, ovviamente. La Città incantata, vabbè, questo. Uh, la Città incantata al 75esimo, pari merito con altri. E il mio vicino Totoro al 72esimo, sempre pari merito con altri. Um, ho notato che. nelle classifiche di questo tipo ci finisce sempre uh, il mio vicino Totoro. Che a me è piaciuto, però per dire, io lo preferi, lo, non lo preferisco a un, la tomba, una, to, la, una tomba per le lucciole. Cioè. Noto che in questo tipo di classifica una tomba per le lucce non ci arriva mai. Ed è un film straordinario perché di fatto è un film d'animazione neorealista. Come, cioè, ovvio, non è del periodo neorealista, ma vuole essere un film che si rifà al neorealismo. Non capisco perché non lo trovo mai in classifica una tomba per le lucciole. Come se Miyazaki lo prendi, lo metti lì perché è Miyazaki, Takahata sti cazzi. A me questa cosa un po' dispiace. Ho capito che Totoro è totale più nazionale popolare, però ti faccio notare Edoardo che non è propriamente una classifica nazionale popolare. O, meglio, è una classifica nazionale popolare nell'ambito eh, dei film di de sé perché poi i titoli che girano sono sempre quelli. Quindi è nazionale popolare in quell'ambito lì. Se vogliamo, per la classifica dei registi faranno live apposito. Diamo un occhio dopo. Sono 100 film, ne facciamo un'altra dopo, un, un altro giorno anche Princess Kaguya, ok? No, ma infatti Tomo le Lucce ne vale no vabbè, non che, beh, il mio vicino Totoro è bellissimo, però per me, cioè mi dispiace vedere i soliti due o tre titoli del Ghibli, tutti di Miyazaki, come se Takata non avesse mai fatto un cazzo nella sua vita, un po' mi dispiace. Se non sbaglio, era di, di Takata, era anche Ponpoco, che a me piace tantissimo, con questo messaggio ecologista per niente banale, fatto benissimo, mettendo al centro di tutto la figura dei tanuki, che è una, un animale molto importante nella tradizione giapponese, quindi, che, per gli amici, il procione con le palle gonfie, <ride> il tanuki è quella roba lì. Non ho fatto il dance, assolutamente. Ci sarà Akira. Ecco, anche Akira di Otomo. Io lo metterei. Johnny Twitter. Ah, ok. Quello di, di, di Rossellini. Vabbè, eh, per dire, io di Rossellini spero. Però as aspetta un secondo. Però ferma un secondo. Aspetta. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Ah, viaggio in Italia, ok, no, perché... Mh, mica che poi mi confondevo e non era quello. Io di Rossellini voglio sperare che ci sia... Ehm, che ci sia... Mm, eh, paesà. Che per me di Rossellini è uno dei più caratteristici in assoluto. Voglio, voglio, voglio sperare. Perché insomma... Voglio dire... È un, non so se avete mai visto paesà per me è, è, è veramente splendido, ma ce ne sono di, di, di. Cioè, per dire, se mi metti viaggio in Italia, secondo me, secondo me, Roma città aperta, ok? Voglio sperare che ci siano anche questi titoli. Perché se non c'è Roma, Roma città aperta, insomma. Grazie Valerix, che ne pensi del film Una storia vera di Lynch? Uh, allora, sai che quello mi sa che è uno dei pochi di Lynch che non ho visto. Sto facendo un, re un recuperone visto che stanno rimandando strade perdute sulla via dei ricordi. Ciao Xeba, ci sta parentesi tonde? Non credo. L'avventura di Antonioni. Vabbè, anche qua, ma qua mi stanno citando registi di cui a un certo punto secondo me come Peschi Peschi fai bene, come... è come Fellini. È difficile scegliere un film di fellini da mettere in classifica, se ne vuoi mettere uno solo. Spero che ce ne siano altri di questi registi. Perché, comunque, registi come Antonioni, come Rossellini hanno fatto ben più di un solo film da, che, che meriterebbe questa classifica. Cristo Santo, però. Scusate. questi erano al 72 no, posto. Scusate se lo dico. Ma al 67 posto c'è Metropolis di Fritz Lang. Ma non è un po' bassino. Porco Giuda, cioè, è, credo, credo che da Metropolis abbiano tratto, diciamo, ispirazione per alcuni dei film di fantascienza più belli degli ultimi decenni. Senza Metropolis non avremmo avuto, come il, non avrebbe avuto l'aspetto che lo conosciamo, Blade Runner, ad esempio. Cioè, Metropolis, ragazzi, Cristo Santo... È un film enorme. È un film enorme. Peraltro, eh, eh, essendo eh, nel periodo espressionista, era un film che ragionava sulla questione del doppio, del doppelganger. Peraltro eh, venne realizzato con il cosiddetto metodo Shuftan. Che era questo metodo eh, per cui si realizzavano dei modellini da poi, mh, per fare poi una sovrimpressione della pellicola. Costava tantissimo perché ci volevano metri e metri di pellicola solo per girare le riprese dei modellini. E, e se non sbaglio. Rimane comunque a tuttora uno dei film più costosi della storia del cinema tedesco, Metropolis, se, contiamo, se, se, no, se non contiamo l'inflazione è comunque ancora uno dei più costosi. Beh oddio, 67 è un po' bassino Metropolis, ragazzi stiamo parlando di un pilastro della storia del cinema, non stiamo parlando di un bel film, stiamo parlando di un film che definire il capolavoro è riduttivo, eh? film spartiacque assolutamente. Importantissimo Metropolis. L'importanza storica non è l'unico parametro, ma anche a livello di immagini è splendido. Oh, è un film del 27! L'avete mai visto Metropolis? Guardate che, se lo guardate adesso, per essere un film del 27, è impressionante il livello di effetti speciali che, che, che erano riusciti a raggiungere. Cioè, è un film di quasi un secolo fa e ha degli effetti speciali che per l'epoca erano strabilianti. Cazzo, è. Il tizio incastrato a Bormio, di cosa parli? Cioè, non è questione del parametro, del, del, del parametro visivo, del, cioè, è proprio la questione che è un film della Madonna, punto. Cioè, se una persona ha qualcosa da dire su Metropolis, l'unica cosa che gli puoi dire è Ma che cazzo stai dicendo? Ma cosa stai dicendo? Cioè, se uno da me mi dice Sì, però Metropolis, gli dico No, non, non continuare la frase, non ti voglio sentire, non mi interessa. Sarebbe l'unica volta in cui non voglio avere una discussione con una persona, io che cerco sempre di discuterci con le persone, ma proprio no, cioè se hai qualcosa da dire, so, io, allora, io trovo che tutto possa essere messo in discussione, ok? Ma se vuoi mettere in discussione Metropolis devi avere degli argomenti veramente validi che vadano oltre il eh a me però non è piaciuto, ci sta che non ti è piaciuto, ma non discutiamo sulla sua qualità perché che cazzo, vi prego eh, cioè non scherziamo, no dai scusami. Il tizio di Borneo spara dico, non so di cosa stai parlando. MMO su Dusseldorf, vabbè ma, regà, Lang, insomma. Poi, The Gleaners and I. Ok, questo credo di non avere idea di che cosa sia. Temo proprio di non... Di non vediamo, eh? Ma credo proprio di no. Questo anche è anche recente del 2000. La vita è un raccolto, no, non allora credo di averlo già sentito, ma non l'ho mai visto. Io non ho una grande passione per il cinema francese, devo essere sincero, forse è anche per quello che la Nouvelle Vague non, non mi aveva mai conquistato. però per lo stesso discorso di eh, Metropolis, la Nouvelle Vague magari non, non era molto nelle mie corde, ma non è che vengo a dire sì. però Abu Dessouff, no, mi, mi, mi non esiste, cioè Abu Dessouff, niente, punto. The Red Shoes di Michael Powell e Emeric Pressburger. Ok, questo è... No però. Ah, ok. Scarpette rosse. Allora, anche questo. Altro caso in cui lo avevamo affrontato. Lo avevamo affrontato uh, sempre a lezione. Questo ce l'avevano fatto proprio vedere. Ok, qua ce l'avevano fatto vedere. Se non ricordo. Questo mi pare proprio che ce l'avessero fatto vedere per intero. Uh, però. non... Perché forse non forse l'avevano fatto vedere a pezzi. Ne ho un vaghissimo ricordo, devo essere sincero. Quindi non posso giudicare. Dovrei riguardarlo. Dovrei guardarlo. Questi sono proprio. Cioè, vedete quante volte dico questo? Lo vi, ce lo dedo per la lezione. Per quello. Perché sono tutti film che, bene o male, eh, entrano nel discorso. Perché poi fu uno dei primi film in Technicolor. Cioè, sì, uno, uno dei primi in Technicolor. Se non sbaglio. Eh, con, con quel tipo di tecnologia. Eh, la GT. Questo è. Anche qua. Aspettate, e là. No. No, questo non, no, non, non l'ho proprio visto. Infatti non, non mi risuonava proprio neanche in testa. Siamo comunque intorno al 67 ⁇ posto, quindi qua c'è il pari merito con Metropolis. Minchia. Allora, Tarkovsky. Attenzione. Attenzione io voglio sperare che ci siano Solaris ma soprattutto Stalker Bo, voglio, voglio sperare cioè, voglio... perché Andrei Rublev film clamoroso ok però per quanto mi riguarda Solaris e, e, mm, e Stalker sono i due eh, masterpiece di, 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 di Tarkovsky mi aspetto solo che la un corto, uh, eh, non, uh, non ne ho idea, eh, ti, ti dico la verità, proprio non ne ho proprio idea. Ah, ok. 30 minuti, un mediometraggio, ok. No, Dio, fino ai 30 minuti sono considerati corti, in teoria. Tarkovsky, Regista, qui si parla veramente troppo poco. Sì, Tuki Buki questo è, questo è senegalese di. Gibril di Opp No, questo non l'ho visto, lo ammetto. Casablanca, vabbè. Eh. Findi che lo conosco, non ho mai sentito dominare un film di un certo. Vabbè, sì. No, no, mezz'ora è ancora corto in teoria. Poi, vabbè, sono le definizioni, quelle. Eh, canoniche, mettiamola così. Un po' scontate, lo so, eh. questo, questo proprio non lo conosco. Sì, sì. The Third Man? Aspetta un po' io odio questa cosa dei... Mamma mia, dei, dei titoli. Mamma mia. Ok, questo è... Ah, il terzo uomo, ok. Allora, anche questo qua, stesso discorso di prima, film visto a lezione tantissimi anni fa. Joseph Cotton Chases, Orson Welles Agent of Corruption, Through the Ruins of Divided Post-War Vienna in this evocative Classic Trailer. Sì, un thriller comunque con un ritmo magari... Meno associabile ai thriller di oggi. Però sì. Eh, questo, questo qui eh, è un film. Um, è un film che ci fecero uh, vedere um, sempre lezione per quando si parlava per l'appunto di thriller e noir, perché i moduli erano diciamo eh, divisi in questo modo. Ricordo che però eh, era un film che mi prese tantissimo. Ricordo che mi prese tantissimo. Uh, sicuramente sono tutti film che se uno non è abituato a quel tipo eh, di, 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 di cinematografia, perché comunque, insomma, ragazzi, fin degli anni 40 avevano un ritmo, un, 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 un modo proprio di, di, di essere girati completamente diverso rispetto a qua. Anzi, è, è da lì che parte un po' tutto? ok? Cioè, per dire, quando mi si chiede perché quarto potere è il film più portato della storia del cinema, è perché se eh, cioè la se esiste nella cinematografia contemporanea la decostruzione della linea narrativa è merito di quarto potere è per per uno lo vede adesso e dice sì ma non è niente di che magari ignorando che se abbiamo eh, i film come li conosciamo oggi con cose normalissime come la narrazione con i flashback è merito di fin come quarto potere quanto devo donarti per farti leggere il mio messaggio? ehm um... Non funziona così, nel senso che se tu doni, io leggo sicuramente la super chat. O se ti abboni, eh, funziona così, non è, non è che c'è una cifra. Eh, ma non è che non li leggo perché non voglio, perché, ragazzi, siete tanti. Eh, hai visto solo quelli mainstream? Uh, beh no, non, non del tutto. The Third Man non è così mainstream. Da, cioè, è più mainstream di Tuchi Buki, sicuramente. Però Andrei Rublev non è così mainstream, eppure. Andrei Rubler. Eh, Andrei uh, Anche Viaggio in Italia non è tra i più, magari mainstream di Rossellini. Non ho visto solo quelli mainstream. Poi anche forse capire qual è il problema. Goodfellow. Oh, Goodfellas al 63 posto. Qua. Ma guarda, qua forse l'avrei messo magari leggerissimamente più in alto. Ma onestamente mi sta anche bene. Devo essere, devo essere sincero. Uh, vabbè, questo. Fine, quei bravi ragazzi di Martin Scorsese con un incredibile Rileotta, un fantastico Giupesci Pesci, un, uh, un, un, un film. Peraltro, ne ho anche parlato. Uh, non troppo tempo fa sul canale. nella rubrica Cult, quindi uh, uno dei miei gangster movie preferiti in assoluto, insieme a c'era una volta in America. Neanche un film di Nolan fino adesso, perdonami, Filippo. Me è Media, ma hai visto che tipo di classifica è? Io non tendo a pensare che non ci sarà nessun film di Nolan così a naso, eh. In quella di Varaya Tiraltino, ma dovete capire. Dovete capire. Che tipo di classifica è questa? Cioè, lo vedete, sono, la metà di questi li ho visti grazie, alla scuola, grazie alle lezioni alla scuola di Cina. Se no, altrimenti probabilmente da solo non li avrei visti. Quanti film pensi hai visto nella tua vita? Ah, non lo so, non l'ho mai contato. Reliot really è quasi una, è vero, sì. Spero ci sia la febbre dell'oro. Vediamo, Daughters of the Dust. Questo è. Eh? vedere un po' oh yeah. ok proprio Dottor Dash questo no non l'ho visto di Julie Dash Julie Dash Visionary Visual Marriage between Afrocentric Aesthetics and the Rich Emotional Death of Black Womanhood in a Cinema in a is a Cinematic trium Triumph questo lo vorrei guardare mulla ecco no qua non sono d'accordo eh Moonlight no cazzo eh no. no 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 cioè capite di cosa parlo? ma tu puoi mettermi tu puoi mettermi al 67 posto Metropolis e al 66 Moonlight no è un bel film Moonlight non sto dicendo che sia un brutto film però è, è sopra Metropolis cioè anche no cazzo la dolce vita, però ad, ecco anche qui, Cristo, ma la dolce vita me lo metti pari merito a Moonlight. Ma no, dai, non esageriamo, cazzo, è un bel, bellissimo film Moonlight. Ma al pari della dolce vita di Federico Fellini, che per amor di Dio è il film più mainstream di Fellini, quello di cui parlano tutti, eh, capolavoro, e quello che vuoi, però non è il mio preferito di Fellini. Film straordinario, la dolce vita. Però per dire io, alla dolce vita preferisco nettamente un 8,5 o anche un uh, Amarcord. Cioè per me Amarcord è un film di una... Malinconia straordinaria. A Marcord lo preferisco di gran lunga rispetto alla Dolce Vita che rimane un film incredibile. però diciamo che all'estero la Dolce Vita è quello più rappresentativo di Fellini. Casino del 95 ancora meglio, uh, ma parli di Scorsese, Valerix. Grazie per, uh, per, la, per la donazione. Predestination, te lo ricordi ancora? Sì, beh, ma non è, non è la classifica. Però Predestination, al suo la Sansoleil. Aspetta, questo qual è? No, questo non l'ho visto, di Chris Marker Chris, Ma oh, eh, Chris Marker, Marquet. Marquet. non so, francese quindi non, non saprei come si pronuncia, Gra Supreme ok, lo, lo guarderò. Cioè, è Supreme prime video, sans salere vuol dire senza sole, giusto, Sherlock Junior. Vabbè, di Basta Keaton, anche qui. Stiamo parlando di un grande, come ho detto prima, della commedia, eh, qui siamo sul filone più parodistico. Eh, però, secondo me, è curiosa come scelta Sherlock Jr.: però, eh? non mi aspettavo di trovarlo in questa, in questa classifica. L'appartamento di Billy Wilder, eh, o di Frank Capra, se preferite. Okay, scusate. Uh, sicuramente film uh, forse uno dei migliori, allora, il mio preferito di, di Wilder rimane, uh, a qualcuno che piace caldo. Naturalmente. C'è la Corazzata Potionkin. Ecco, per me è un po' in basso. Allora, so che la, la corazzata Potionkin è un film rovinato da Fantozzi. Perché è associato a allora, tutte le informazioni che vengono dette sulla corazzata che poi la corazzata Kotionkin lo chiamavano Kotionkin in. In Fantozzi, uh, tutte le informazioni che vengono dette la lunghezza quelle sono, sono finte non, non è un film di 4 ore dura un'ora e venti colazzata, perché anche non è un film così lungo uh, ed è un film straordinario poi vabbè ragazzi parliamo di eisenstein ricordiamoci che uh, per quanto riguarda uh, la cinematografia il cinema russo uh, dei, 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 dei primi decenni dei primi due tre decenni del novecento si dividevano in due scuole, c'era la scuola Eisenstein che era quella del cineocchio, ovvero... Ehm... no scusate, c'era Ziga Vertov e eh, Eisenstein. Eisenstein era il, 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 il cine schiaffo, cine pugno, mentre invece Ziga Vertov era il cineocchio, quindi il cinema che ti doveva colpire con la forza di un trattore in corsa e il cinema come disamina della realtà, come disamina degli avvenimenti quindi erano due correnti di pensiero del cinema uh, lo storpiano è un che non aveva i diritti sì sì lo so lo so però, era, però, però vedi non avevano i diritti ma poteva mostrare le immagini è un po' strana come cosa Pudovkin io ricordo che Pudovkin era più sul allora, non, non vorrei dire una puttanata prendetela molto con le pinze se non ricordo male, Pudovkin era più sulla linea del cineocchio. Però non vorrei dire una stronzata. Cosa c'entra che la, la, la Dolce Vita è ironico? Non, non capisco. Sono riuscito a vederlo su l'altro. Io la corazzata lo vidi tre volte nel tempo dei miei studi. Ma non è assolutamente un film pesante come voleva farlo passare in Fantozzi, che era, era ironica come cosa. Ma non è. Non è anzi, è un film, secondo me. Molto interessante. E eh, la, lì c'è la scena della, de, de, de la, della scalinata di Odessa che è quella che è diventata. Eh, iconica. cosa riflessi. Cosa l'appartamento? Certo che sì, la scena dei sono state ricreate per il film. Ah, non mi ricordavo di questa cosa, io ero convinto fossero le stesse. Quando, quando, ma non, attenzione, non quando le originano loro. Eh. Io sto parlando di quando. Ero convinto fossero le stesse. Devo riguardare con attenzione, uh, Metteranno superiore, Non credo, Antonio Don Giovanni. Non credo. Ah, beh, Blade Runner al 54. Beh, se ci pensate, nella classifica di Variety Blade Runner manco c'era. Quindi, Ale. Ale. Sono abbastanza d'accordo. Visto il tenore della classifica, mi stupisco di vederlo così in alto. Certo che mettere Blade Runner sopra Metropolis, senza il quale Blade Runner non esisterebbe, mi sembra un po' un controsenso. Devo essere sincero. Però, eh, però ok. Uh, film che vabbè, cosa c'è da dire su questo film? Eh, come molti grandi capolavori all'epoca non fu capito, fu addirittura, mh, non dico proprio, un. beh sì, no, fu un mezzo flop all'epoca, se non erro, correggetemi se sbaglio. E Zotero non dato opportunità lavorative? Uh, beh no, eh, non, non avendo riterminati al di là di YouTube, no. Ti prego, fai una domanda al tizio di Borme adesso. Basta, Damiano Spada, hai rotto il cazzo, su, finiscila. Comunque, che ha dato letto è frutto dell'ampliamento dei, dei votanti giovanili, probabilmente sì, probabilmente sì. Questa è la classifica dei critici, quindi sicuramente qualche critico più giovane. Però non è detto, eh. Fu, era, fu proprio un flop totale, ok. Sì, mi piace Son, uh, Nix Caramella. Sicuramente uno dei migliori film di fantascienza di sempre, nonostante non aveva quasi il suo livello. A me piacque molto quello di Villeneuve. Le Meprides di Godard, allora, questo eh, fu un film particolare, perché era una coproduzione Francia-Italia. La versione italiana fu tagliata all'inverosimile ed è nettamente differente... Da quella uh, che, vo che, volle che volle Godard. Ricordo che uh, all'epoca lezione ci fecero vedere uh, i primi minuti dei due film, de delle due versioni del film, ed erano completamente diverse nelle inquadrature, nel montaggio, nel nei titoli di testa: diversissimi. Infatti, fu un film pesantemente mutilato. Uh, un po' come accadde per. C'era una volta in America, non so se lo sapete, ma la versione che uscì negli Stati Uniti d'America e che ce l'aveva da un'altra in America, era di un'ora e mezza e tagliarono quasi tutti i flashback. Quindi il film era un altro film che aveva anche poco senso. Perché era una questione del produttore. Il produttore italiano lo voleva in un modo, Godard lo voleva in un altro e... Eh, via Noto, storia critica del cinema. Ah, Iconico avevi scritto, perdonami. Sono il tizio bloccato in autoborno nella neve. Vabbè. Paul Thomas Anderson, guarda visto il tenore della classifica certi titoli per me potrebbe anche esserci Don Giovanni, ma Blade Runner quale versione Vic, la Final Cut, allora eh, non lo so non so quale versione intendano posso dire che per quanto mi riguarda ogni versione di Blade Runner sono tipo 7 ha comunque un suo perché la mia preferita è quella, è quella finale quella, quella voluta fortemente da Ridley Scott ovviamente però anche quella che vidi, che era quella cinematografica, che vi, eh, quella cinematografica italiana. Perché ce n'era una con la voce narrante, in, proprio in puro stile noir, di Harrison Ford, che fu una delle prime a uscire negli Stati Uniti America. Io, io vidi quella classica che circolava negli anni 90, che era il, il cut, diciamo quello medio, tra virgolette, quello più. Ehm, per ora Truffò mi I 400 colpi lo metteranno sicuramente. News from home, fammi vedere un attimo com'è il titolo in italiano. Perché il frame mi dice qualcosa. No, la allora, so che non l'ho visto, no. Credo di no. No, questo non l'ho visto. Oh, allora aspetta. Ferma, 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 ferma. Sì, 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 sì. Aspetta. Eh ok era proprio letterale la paura mangia l'anima di, di Fassbinder anche questo questo è addirittura Repubblica Federale di Germania film girato durante ovviamente la guerra, la guerra fredda Fassbinder grandissimo regista eh, questo è un film guarda questo è uno di quei film di cui secondo me si sente Cioè il titolo comunque dice se... cioè, sicuramente vi dice qualcosa l'avrete sicuramente sentito eh, qualche volta questo anche questo ci fu uno stato a lezione, uh, quindi parliamo ormai di una decina di No, di più. E parliamo di 10-12 anni fa. Assolutamente. Uh, insomma, film. Anche questo, di un'altra epoca, con poi. film tedesco. Fin tedesco. Un film considerato, ovviamente, Dessé. Con un ritmo molto, molto 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 lento, un film romantico a suo modo, però ricordo che è sempre Fassbinder. Da recuperare sicuramente, tra tutti quelli di questa classifica. Secondo me eh, è anche uno dei più interessanti, perché comunque di cinema tedesco che esuli dal, um, dall'espressionismo dai film dei primi anni del Novecento, non è che si parla mai moltissimo, se ci fate caso. Quindi è un po' una mosca bianca in questa classifica. Uh, è, è, anche Herzog sarebbe da mettere, ma, ma anche solo il suono sferato non sarebbe... Uh, ma anche io, io metterei anche Fitzcarraldo di Herzog, però... lezione di piano, vabbè, questo qua uh, di Jane Campion... Uh, film uh, che avevamo visto anche nella classifica di, di Variety. Questo è un film molto bello. No, però, non è che incontri proprio i miei gusti, mettiamola così. Uh, questo, tra l'altro, io lo vidi per sbaglio, la, poi lo vidi anche altre volte, ma la prima volta lo vidi da bambino e aveva anche delle scene abbastanza spinte. Se vi ricordate, e mi ricordo che c'era mia madre che diceva, copriti gli occhi, perché lei era tutta presa dal film. Io non volevo andare a letto lei non aveva voglia di perdersi i film per cercare di farmi andare a letto e diceva copriti gli occhi quindi la prima volta lo vidi tutto così sto cazzo di film uh, perché mi hai sopportato le azioni in campo poi la, la Jane Campion è quella del di Ress l'anno scorso anche il potere del cane quindi è una bravissima regista a me lei piace molto è la Campion non Champion per aver visto tutti questi film quanti anni di uno hai fatto no vabbè non tutti questi li ho visti all'università attenzione eh. Eh, ma io non mi sono mai lavorato neanche alla triennale i 400 colpi di eh, Truffaut eh, se non ci fosse stato questo film, tra l'altro al cinquantesimo posto se non ci fosse stato questo film mi sarei incazzato con... ripeto mh, la nouvelle... io ci ho fatto pace con la nouvelle vague la prima volta che lo vidi lo trovai un film uh, un po' indigesto Ero anche, eh, questo lo avevo già visto prima ancora di andare all'università quando se ne parlò eh, lo vidi credo che avevo forse 16 anni lo trovai un po' indigesto perché ero ancora molto giovane a Cerbo ovviamente riguardandolo è un film che è un capolavoro inquadratura per inquadratura poi quella corsa sul finale è qualcosa di, 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 di straordinario per quanto mi riguarda Vanda questo odio aspetta un attimo che non sia proprio Vanda il titolo no non è un pesce nome Vanda o oh sì, ah, è, no, non, è, non è, è quello di Barbara. Aspetta, uh, credo di non averlo visto. Comunque, sta proprio di no, è proprio Wanda. No, no, questo non l'ho visto, questo no, Dire Fine di formazione. Sì, beh, fin di formazione, secondo me, è, è quasi cioè, io credo che quando si parla di fin di formazione, sia uno dei una delle prime qu questa immagine, ok? Ok, con il con il con il, il protagonista che peraltro era, era sostanzialmente era una lo dice anche qua era una era, il sur, era surrogato del era, era praticamente l'attore no? era un po' poi Godard Truffaut Godard soprattutto Truffaut eh, lavorava sempre con eh, attori anche un po' problematici un po' come Pasolini no? Pasolini che la, lavorava con attori come Netto Davoli che erano i loro personaggi erano praticamente specchio dell'attore. Cioè, vi continuato Hannibal? Sì, lo sto continuando molto bello, Tommaso Viccanaso. Grazie per la, per, la, per la donazione. Quando io penso a, 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 a un film di formazione, mi viene in mente questa immagine qua. O la corsa, cioè penso subito ai 400 colpi di Antoine, 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 Antoine Duanel, Esatto. Uh, Ordet? Ordet? Allora, Ordet. No, questo non mi sa... Aspetta, però fammi vedere un attimo, eh? Ordet la parola, ok. Uh, no, aspetta, non è... Sì, è lui. È lui, è lui. Ordet la parola, allora. Uh, di Dreyer, ovviamente. No, allora sì. Sì, 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 sì. Questo ce lo fecero vedere insieme al suo Giovanna d'Arco. Sempre a lezione. Dreyer è un regista incredibile per quanto mi riguarda. Uh, lui... dava il meglio quando... Per l'appunto, nei suoi film ci metteva il sottotesto religioso, la questione eh, della fede, eh, anche, Giovana, anche, anche nel suo, suo Giovanna d'Arco c'era eh, la questione di lei che si fidava della voce eh, che si qualificava come Dio eh, nella sua testa. Quindi il suo fu un atto di fede ed esattamente anche la, il, il tipo di, di tematica che troviamo anche in Nordet nella parola. Eh, da lui l'avevano sempre chiamato la parola. Cioè, il termine Nordet non, uh, non, non, non mi pare. No, no, uno lo ricordavo io. Però sì. Dreyer regista clamoroso. Io, però, spero che ci sia il suo Giovanna d'Arco. Sarebbe, sarebbe. Questo di Hitchcock North Bender. Oddio, scusatemi, ma il, tit qual è? il titolo qual è? North Banner. Qual è questo? Perché Hitchcock li ho visti tutti quindi. Ah, Intrigo internazionale, ok. No, dicevo, questo... questo perché stavo dicendo, ma questo che... Si chiama North by Northwest, ok, non lo sapevo. Sai che ero, ero convinto fosse international qualcosa, non lo sapevo, ok, beh, questo sì. Questo... Eh. Anche io ve lo dico, non avete mai visto Intrigo internazionale? Avete sicuramente presente la scena eh, dell'aereo che eh, plana per investire il protagonista. Flashback del frusciante cosa. Allora, eh, non è il mio preferito. Allora, I miei preferiti Hitchcock. Sono eh, Delitto per delitto. Eh, il delitto perfetto. Vertigo, la finestra sul cortile. Eh, anche io ti salverò per me. Era bellissimo. Non so che nessuno, ma io amo Mister Novadi, Ma non è male, Mr. Novadi, È un bel, un bel film, sì, sì. Esatto, Marge la madre del campo di mais. Anche solo per quella cosa dei... Dei, dei dei Simpson uh, dove do, sconoscete quella scena del film senza sapere magari che è del film ma sapete che non avevo idea che il titolo fosse North by Northwest giuro ho imparato qualcosa infatti quando l'ho visto scusa mi ha detto ma ma possibile la battaglia di Algeri ok di, di, di Pontecorvo questo è un film fantastico questo lo vidi prima di andare a lezione perché me lo faceva vedere mio zio ero allora ammetto che era un po piccolino la prima volta che lo vedi avevo 11 anni e forse non me lo doveva far vedere perché comunque era un film anche abbastanza crudo se vogliamo quindi eh, magari l'avrei dovuto vedere un po dopo non dico che mi traumatizzò però insomma forse eh, forse eh, avrei dovuto guardarlo in un periodo diverso della mia vita poi quando eh, studiai cinema effettivamente eh, ci fecero vedere le immagini e poi lo, lo recuperai in seconda visione da cresciuto dopo quella volta. Eh, mio film di guerra della storia. Non, non sono d'accordo sul miglior film di guerra della storia. Però è sicuramente un ottimo film che poi è un film di guerra anche atipico, se vogliamo. Non è il classico film di guerra, non è la sottile linea rossa, per intenderci, ok? È secondo me di, di, di un respiro anche più ampio, è particolarissimo. Cioè, no, io non sono mai riuscito a considerarlo un vero e proprio war movie. Barry Lindon, cazzo. Barry Lindon, ragazzi, porco Giuda. Uh, uno dei film più, secondo me, particolari di, di, di Stanley Kubrick. Non, allora, molti dicono, eh, ma non lo cita mai nessuno. Io lo sento spesso citare. Eh, Barry Devo essere sincero, non, non è un film così poco citato come dicono alcuni. Uh, non è il mio preferito. Oh no, aspetta. Oh, sono troppo stanco. Uh, non, che non è il mio preferito in assoluto. Ecco, quello dico. Perché stavo dicendo: Mi sono contraddetto. No, perché ho detto. non è, 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 tra, è, è tra quelli. È tra i più belli, ma non è il mio preferito. Il mio preferito è, eh, ragazzi, rimarrà sempre la lancia meccanica. Il mio preferito in assoluto di, 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 di Kubrick. Vabbè, minchia Orizzonti di Gloria, splendido. Comunque, adesso vediamo. Questo è. Killer of Ship di, di Charles Burnett. No, questo, questo credo di aver capito qual è, ma non l'ho visto. Ah, eccolo qui, cazzo. Uno dei migliori cazzo di film di fantascienza della storia umana. È, 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 è incredibile. Incre Stalker di Tarkovsky è un film... Ah, questo prima o poi lo voglio recensire. Prima o poi lo voglio recensire, anche se eh, è uno di quei film che mi fa paura. L'idea di recensirlo mi fa uno spavento che non, non vi so spiegare, mi fa veramente paura perché è un film su cui non puoi sbagliare quando ne parli. Secondo me, capolavoro davvero! Un film, tra per, peraltro un film di fantascienza che non è un film di fantascienza realizzato con chissà quali grandi effetti, effetti speciali. Eh, un film, per l'appunto, girato anche con una maestria incredibile perché per nascondere i limiti legati magari al budget. Legati a tanti limiti che c'erano anche perché fu girato nella, nella Russia sovietica, nell'URSS, quindi la libertà era quella che era. Eh, un film che con relativamente poco, eh, grazie alla solidità della storia, alla narrazione, alla costruzione del mondo, il World Building, fa tutto. Cioè lì è proprio il regista che anche solo con una narrazione precisa, maniacale. Riesce a farti vedere quello che non riesce a mostrarti. È pazzesco per quanto mi riguarda. Splendido. Poi vabbè. Questo è il quarantesimo posto. Quarantunesimo posto pari merito. Rashomon di Kurosawa. Raga. È Kurosawa. Cioè io le prossime posizioni metterei tutti i film di Kurosawa uno in fila all'altro. Ma di che cazzo dobbiamo parlare? Cioè... Peraltro, questo è uno dei più conosciuti di, di Kurosawa insieme ai sette samurai. Io mi sono innamorato di Yojimbo, Se devo essere sincero. Proprio perché quando venne a scoprire che per un pugno di dollari era sostanzialmente un plagio di quello di si vado a vedere. Era effettivamente un plagio. Però era diverso il film di Leone rispetto a quello di Kurosawa che io amo. Poi vabbè, sette samurai. Eh, di che cazzo. Potrebbe... Non so, per il momento non c'è ancora i sette samurai. Ehm... Sì, diciamo che uno, eh, di, eh, è uno. qua c'è scritto. Il film che ha portato il cinema giapponese al mondo. Effettivamente, da Rashomon in poi, il cinema giapponese iniziò a venire più considerato. Non era semplice per la cinematografia asiatica, e in particolar modo per quella giapponese, sfondare i confini della nazione all'epoca. Anche perché, diciamo che il Giappone era una nazione che stava poco simpatica al resto del mondo per via del, della sua alleanza bellica con i nazisti e diciamo che Rashomon fu uno di quei film che ruppe quella diffidenza del pubblico mainstream, mettiamola così. Ladri di biciclette di Vittorio De Sica. Ricordiamoci finché ispirò un altro film neorealista intitolato Biglietto amaro. <ride> no, vabbè, eh, scherzi a parte, Ladri di biciclette è un film secondo me straziante nel senso che il finale con lui che Ci mette eh, 40 anni metaforicamente parlando per decidere se rubare la bicicletta e lo, la ruba nel momento in cui iniziano ad arrivare persone nella, in quella zona, cioè è come se quasi volesse essere beccato. Un uomo che doveva rubare per poter avere un posto di lavoro sicuro, quello di Attacchino dei de, de manifesti, che era un posto eh, statale, diciamo un po' all'epoca. Eh, erano gli anni 40 all'epoca l'idea di avere un posto che magari, un posto di lavoro che ti dava poco magari di soldi ma quei pochi soldi erano garantiti sicuri era un sogno e quest'uomo che è a un passo da realizzarsi professionalmente per poter dare un futuro al figlio e alla famiglia non può neanche permettersi lo strumento necessario a fare quel mestiere quindi tenta questo furto che ovviamente poi non va a buon fine eh, ci hanno fatto una parodia sul titolo L'Aldri di Saponette. Ma la parodia si fa un al titolo che film parla l'altro. Va bene, Ray, ok. Bella la bicicletta, forse i dei preferiti Ma a me di le Sica piaceva anche Miracolo Milano, però ovviamente era un film di tutt'altro tono, di tutt'altro respiro. Non capisco perché in questa classifica ho anche sempre un, un, un ber eh? Comunque non l'ho ancora visto. Bergman in classifica, per ma perché magari è in alto. La finestra sul cortile. E eh, vabbè, questo è un film, peraltro anche molto innovativo. Io ricordo ancora quelle splendide inquadrature sul palazzo, come se, fossero, come se le finestre fossero schermi di un cinema. Incredibile per quanto mi riguarda come, come, come idea, vabbè, ma del resto era il cazzo di Alfred Hitchcock. Quindi... Ah, Umberto D. Ok. Se sembrava che stessi per scrivere il nome di un regista, ma che ti fosse partita la tastiera. Ok, non avevo collegato al film. Ok. No, non lo vedo mai nemmeno io in classifica. No, allora, quello così era disturbia. Mamma mia, che brutto. Eh, a qualcuno piace caldo. Di Frank Capra. No, ovviamente di Billy Wilder. Eh, questa è la cosa di Capra, perché l'altra volta non so perché... Eh, eh, bello che... Avevo detto Frank Capra e poi avevo detto, eh, di suo bello anche l'appartamento. Quindi nella testa io credevo di aver detto Billy Wilder. Non so perché mi era partito un Frank, Frank Capra cazzo, però vabbè, a qualcuno piace caldo, secondo me ci sta anche come posizione al 30 posto pari merito per quanto mi riguarda. Ma vedo una cosa interessante dopo, bellissimo per quanto mi riguarda, film straordinario. Eh, con una splendida Marilyn Monroe. Non credete a quello che si vede in blonde. Il rapporto tra, tra la capra e Billy Wilder non era assolutamente quello. Co cioè, era conflittuale nel senso che è vero che lei faceva molto la diva, era difficile lavorare con lei, ma, Ca ma, eh, capra. ma Wilder parla sempre, eh, parlò sempre benissimo di quell'esperienza. Disse che comunque era contento di aver fatto il film, che Marilyn Monroe nonostante i suoi difetti era fantastica, quindi non è assolutamente vero che lui era lo stronzo che sembra in quel film infatti a me dà anche molto fastidio mi dà molto fastidio anche quella cosa, il collezionista di ombre era incazzato nella fatto, tu non puoi far passare Frank Capra come uno stronzo che non si curava dei problemi di Marilyn Monroe perché non era assolutamente vero, a me è quello che dà fastidio di quel film, mi dà fastidio proprio il fatto che ha fatto passare anche altre figure oltre a quelle di Marilyn Monroe per quello che non erano Ho detto il rapporto, il rapporto, il rapporto tra. Eh, raga sono stanco. Tra Marilyn Monroe e Billy Wilde. Ho detto la capra. e eh, sono stupido. Ma vabbè, ragazzi, succede. L Avete capito. Arrivate quest'ora dopo una giornata di lavoro, ho fatto un sacco di robe oggi. Sto anche. Vabbè, non posso parlare. Ho un progetto in ballo che mi sta assorbendo. Quindi, sono stato tutto il giorno davanti agli schermi. Sono stanchissimo. Scusate se ogni tanto mi partono strafalcione. Fino all'ultimo respiro di Godard. Ne abbiamo parlato prima. Quindi, non, non è che c'è molto da dire film straordinario con un grande grandissimo Jean-Paul Belmondo eh, aspetta, era, era Jean-Paul no aspetta, perché qua fa, facile che mi sia sbagliato anche il nome di Belmondo era Jean-Paul potrei sbagliarmi eh ma guarda eh, ok Jean-Paul Belmondo perché, sai che. Eh, allora Francesco Valotto Abu Dessoufle sopra i 400 colpi non ha senso io ho preferito Abu fino all'ultimo respiro, poi lo so, da Jean-Pierre Pornareff è un'altra cosa. M il mostro di Dusseldorf di Fritz Lang non poteva, non è. Forse un po' troppo in alto rispetto a Metropolis, perché Metropolis era, era parecchio più in basso al 36° posto, pari merito con altri. Forse, forse, ma forse, forse, forse un po', un po' troppo. Però. Non lo so, eh. Uh, ok. No, è il mostro di Düsseldorf. Le luci della città di Charlie Chaplin. Questa. Questi c'erano anche. Era anche. Nella, I due che seguono perché. Ehm, Patta Il lamento sul sentiero. Anche questo, visto tanto tempo fa. In, mh, più o meno nel periodo perché era il periodo di studi, quindi l'ho visto più o meno in quel periodo lì. Eh, vabbè, Luce della città film splendido di Charlie Chaplin. Non so se l'avrei messo. l'avrei messo sopra a era. Aspetta, qual è che era quello che va a me. Eh, vabbè, buonanotte. Aspetta, aspetta, aspetta. A tempi moderni era. Forse non l'avrei messo sopra tempi moderni, così tanto sopra tempi moderni. Più che altro più che sopra tempi moderni va bene ma forse un po' troppo sopra tempi moderni non lo so l'Atalante di Jean Vigo. ah ok questo è un altro di quelli che vedi in quel periodo è il titolo italiano però non lo... Me... aspetta qua si va proprio su film datatissimi che hanno fatto l'Atalante eh, la, 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 allora, il professore chiamava sempre l'Atalante ma credo sia l'Atalante credo eh, questo si parla sempre di tempi estremamente remoti. Uh, Psycho di Alfred Hitchcock al 31 posto, pari merito con Mirror di, di Tarkovsky, anche questo grandissimo film, uh, ci può stare. Ci può, eh, curioso come accostamento, curiosissimo come accostamento, però sono entrambi due grandissimi film, forse un po' troppo diversi, però ci può stare che come Valenza li si mettano allo stesso posto. No, no, Pate pa Pancià, scusami. L'ho detto prima, Pater Panciali e lamento sul sentiero. L'ho detto poco fa. Quando parlavo, l'ho detto subito, lamento sul sentiero Pater Panciali che era quello che c'era anche su VariArts. sei tu che non hai sentito, signor Spielberg. Uh, ah, questo sì, questo è 8 e mezzo. Uh, per me era anche da mettere più sopra, 8 e mezzo. Secondo me, però magari sbaglio. Non so cosa ne pensate voi. Secondo me... Era anche un po' più... Però. Ah, ok, vabbè, questo è, è strano. Questo è recentissimo. Di... No, vabbè. Boh, ritratto della giovane in fiamme. Di Selin Shamma. Allora, questo lo vidi... Eh quando arrivò in un video perché da me non, non lo passarono in, uh, in sala oppure non ricordo se non lo passarono in sala o fui io che non riuscii ad andare a vederlo sì, bello ma addirittura al trentesimo posto così tanto 30, 37 posizioni sopra Metropolis anche no è così bello secondo voi io l'ho trovato un bel film ma eh, viene salutato come un capolavoro un film straordinario secondo me non era così straordinario Stupendo, allora, stupendo. Boh, boh, magari sono io, eh? Me lo metti sopra 8 e mezzo. Dai, ragà, ma non scherziamo però, dai. Da trentesimo, ok. Vuoi metterlo nella classifica? Io non sono d'accordo col metterlo proprio. Fin splendido eh, eh, sì, ma è un bel film, ma, ma non da top 100 dei migliori film di tutti i tempi, secondo me, no, cazzo, dai. È uno, degli se è uno degli sguardi contemporanei femminili più interessanti ma non lo metterei in top 100 ma sono d'accordo Manuel, è un bravissimo regista il film è particolare è, è un film anche molto intenso da un punto di vista emotivo tutto quello che vuoi però porco Giuda, trentesimo posto nella classifica dei migliori film di cioè stilata nei, nei dieci anni trascorsi da quella prima mi sembra un po' troppo magari sbaglio, eh, però a me sembra un po' troppo taxi driver almeno qua l'hanno messo per me è troppo in basso ma almeno l'hanno messo cazzo taxi driver in Variety neanche quello allora c'è da dire che è molto meno uh, è una classifica molto meno discutibile rispetto a quella di Variety è una questa è una classifica studiata è una classifica fatta da, da critici di un certo livello un biglietto in due non credo ci sia citato anche il ritorno al futuro parte 3 ma quale aspetta Signor, di cosa parli secondo te ci sarà spazio anche per te lo scatenato non lo so a questo credo di non averlo visto. Aspetta, però oh, ma magari sì, eh! Però secondo me no. Daisy's non lo so. Vediamo qual è il titolo italiano, ma non è a spasso con Daisy però. Uh, non... Aspetta. Le margheritine. No, non l'ho visto. No, no, questo no. Questo proprio no. Ok, uh, uh, Shua di Crowlanzman, uh, questo qui è uno di quelli che ti facevano ti facevano vedere. Almeno a me l'avevano fatto vedere uh, alle medie, alle superiori per la giornata della memoria. Uh, una volta ci avevamo portato a vederlo in un cinema che lo riproiettava per l'occasione, per le scuole. Grazie, Danilo Dessi, per, per l'abbonamento. Attenzione, ok. Quando ho detto che la classifica riflette la situazione sociopolitica del momento, anche per il fatto che fin di registri donne. È... Allora, in effetti, stavo, stavo notando che abbiamo visto diverse, in diverse posizioni. Uh, re, film di registe donne anche datati per dimostrare che comunque ci sono film meritevoli nella storia del cinema già in tempi non sospetti diretti da donne è vero che purtroppo le registe donne statisticamente sono in, uh, in inferiorità numerica rispetto ai registi uomini però abbiamo visto che ce ne sono diversi quindi Daesys di Vera Citilova ne è un esempio ma ne abbiamo visti altri in questa classifica attenzione uh, che cazzata cosa Bigon perdonami Ci sarà Alien? Non lo so. Capirò più avanti che cosa, Rocksmatt. Non, non sto capendo. Vabbè, non ditemi niente. Questa è... Il titolo, aspetta un po'. Ah, La morte corre sul fiume. Ok, sì. <ride> ok. Uh, anche questo... Allora, questo me lo fece conoscere... Un, non avevo non, non so come cazzo avessi potuto non riconoscere l'inquadratura, uh, anche perché è, è, parecchio, è parecchio caratteristica anche la questione del, 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 della parola amore scritta sulle nocche. Però vabbè, sarà l'orario. Uh, diciamo che questo me lo fece conoscere un uh, mio amico ipercinefilo. Che secondo me era troppo allora lui è stato straprecoce, nel senso che guardava film che ragazzi della sua età. Della nostra età non avrebbero mai guardato. Poi, però, all'improvviso ho smesso di guardare film, ha smesso di. non gliene fregava più un cazzo. Come se avesse avuto una fissa e dovesse recuperarsi certi film che generalmente ragazzi di 15-16 anni non guardano. Poi lo rividi in seguito. Però, eh, film che. Eh, finché all'epoca, quando lo vidi la prima volta, non dico che mi annoiò, ma lo capii poco perché veramente avevo 15 anni e, 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 qui... e ero, ero troppo. ero io, forse, che ero troppo acerbo all'epoca, non lo so, però, fin della madonna. Forse un po' altino, perché secondo me è sopra finché si sarà... Ci sono tanti film che si sarebbero meritati posizioni più alte, perché più si va da, da sopra più mi viene da dire, ma questo lo metti davvero sopra quell'altro? Uh, questo non... O oh, Hazard, Balthazar, no, questo mi sa che non l'ho visto. No, questo no questo ammetto di no. Fa la cosa giusta di Spike Lee, vabbè, questo sì, uno dei film più belli di Spike Lee, un film, vabbè, poi è, è diciamo un film di impegno sociale enorme. Peraltro Spike Lee iniziò a comunicare in un modo che per l'epoca era anche piuttosto innovativo, cioè lui proprio ha portato la cultura street e l'ha fatta diventare mainstream in un periodo di trasformazione, in un periodo dove, dove l'hip hop era eh, profondamente radicato della, nella, de, nella cultura a livello musicale e la cultura street veniva veicolata soprattutto all'hip hop. Lui iniziò a veicolarla grazie al cinema. Fu uno dei primi, quindi. Beh, veramente bello. Ah! Pretendere Jacques Tati, però scusate un secondo. eh. Aspetta un secondo perché se non ricordo male. Tempo di divertimento, perché, perché io ricordavo che aveva un altro titolo in italiano. Eh, questo è un altro di quelli che vidi vi per l'appunto. Ciao, Svet. Ancora questa storia. Ma che palle, sì, Madonna. Ehi, sei triste. La prossima volta vai a comprarli in negozio, che non supporti i piccoli commercianti. Guarda, La Svet è triste perché si è comprato un paio di pantaloni. Ora, lei dice sempre, eh, ma io sono, eh, sono sovrappeso, sovrappeso. Assicuro che la Svet non ha questa taglia, però lei dice che la L, eh, e quindi è tutta. È tutta... A, parte, a parte che tipo, non diciamo la marca, ma posso dirti che questi pantaloni hanno un odore: di cosa sono fatti? 100% acrilico! Ma non che puzza! Ma che cazzo è pre. Quanto gli hai pagati questi pantaloni? A parte che no, proprio... ha un odore proprio sintetico, terribile. È misto, è misto. Eh, è misto sintetico, però. No, no è ah, è puzza! pantaloni bracolori fattori da clown ma guarda ma questi non vanno bene a me che ho il culo che fa provincia cioè, ma non è colpa mia ma, è, ma se io, io sono ma mi, guarda un po' la taglia tu sempre... non hai preso la L non può essere una L ma è colpa mia ma questa sì. mi sembra una L cazzo ma un lenzuolo è andata è una L guarda dentro secondo me non ti ha mandato la L scommetti non può essere una L Stop. ma come fa a essere una L? una L ma è un paracadute ma vabbè ci state in due esatto cioè questi ti rimetti come maglia anche ti dalla, sotto sarta la... dalla sarta eh. Quanto gli hai pagati? 25 euro. 25: euro. Una sarta come minimo te ne prende 30-40 per farti un lavoro del genere. Valgono 65 euro. Sti ti pantaloni ti di merda. E eh, fai una pensa lì? <ride> Aspetta, Beh, dai. Allora facciamo una pens. Ecco, e ecco così, eh? <ride> Ma dici che devo aspettare che la mia madre. Secondo voi che faccio? Vado dalla sarta, vado dalla mia madre Aspetta, il punto è, la sarta, magari ti chiede anche... No, magari 50 bombe, no, ma un 30 tutte. Finisci col pagarli 30, 55 euro. Sono pantaloni che varranno 12 euro se proprio vogliamo essere buoni e onesti. Eh, guarda, non comprare eh, I pantaloni, le maglie ancora ancora, ma i pantaloni non li comprate. Colpa mia se sta cacchio di città, non ci stanno i negozi raggiungibili a piedi. Ma sì che ci sono, sei tu che non vuoi andare a farti un giro. Costa una madonna. E eh, allora... Allora, però vuoi un po' troppo non è che voi un po' troppo eh no. No, eh, vabbè. vabbè ti porto io mi dici, me lo dici e ti porto No, chiedo scusa per l'interruzione ma sono ancora molto triste bidone della carta si stanno se volete se, se avete una taglia se, se vi riconoscete in questa taglia siete donne perché sono Dio, femminili però relativo ve li vendo non sto scherzando ok eh, a ah, questo è di Ozu oh allora però come era aspetta un attimo No. Tarda primavera era. Allora, questo è un altro di quelli che ci fecero vedere quando, parlava, quando si parlava del, del, della, della cinematografia giapponese. Ozu, altro regista di, eh, giapponese insieme a ehm, Kurosawa eh, che esportò il cinema giapponese nel mondo. No, non manca la posizione 22 perché... Evidente, oh, oddio, però è effettivamente strano. Non boh. ecco, è cioè, ho, ho, ho preso la mano più o meno, però vabbè. La passione di Giovanna d'Arco è quello di cui parlavamo prima di Dreyer. Film incredibile, guardate solo qu quanto può essere moderno. Questi inquadrature direste che è un film del 27? Secondo me, no. Cioè, sembra già un film più tardo. Poi I Sette Samurai di Kurosawa, ne abbiamo parlato prima, assolutamente incredibile. Ah, ci sono 2.21 per la 23. Ok, allora sì, ha senso. Perfetto. Uh, Apocalypse Now. Che se non erro, mancava nella classifica di Variety. Grazie, Alessandro Petragnani, per, uh, uh, per la donazione. Io continuo a dire che eh, molti dicono: Ah, eh, però Apocalypse Now forse è la top 50. Per me è giusto metterlo nella top 20. Assolutamente. Persona di Bergman, bellissimo al diciottesimo posto, sono perfettamente, ah, qua, qua non ci sono già più gli ex-equo, vedete, dal, dal, 20 in poi, sono una posizione, la, nella top 20, una posizione per film, uh, c'era la classifica di Valet, tipo, ah, c'era, ah, non mi ricordo, ok, allora no, no, mi sbaglio io, scusate, mancava talmente tanta roba, per, allora, non è il mio preferito di Bergman, il mio preferito di Bergman, rimane, eh uh, uh, Pari merito il settimo sigillo. Il posto delle fragole. Però anche persona bellissimo, assolutamente. Uh, close up di Chiarostami. Ok. Questo forse c'è. Non mi ricordo se c'era nella classifica di variety. Non ricordo se... mi, fa... mi pare che close up ci fosse. Mi pare che ci fosse. Questo qual è che è? Oddio. Misses of the effort. No no, eh, questo non l'ho visto Ammetto di non averlo proprio mai sentito nominare Limite mio Chiedo scusa Vabbè ah, beh. Ah, beh. Vabbè Raga Di che cazzo stiamo parlando? Sentieri Selvaggi, uno dei film simbolo di John Ford, insieme a, a, a Ombre Rosse. E lo guarderò, Mashes of the Alfredo perché proprio non lo conoscevo. Bello Bellissimo. Il film di Michael Suzuki. Cosa? John Ford. Ah, Michael... Ah, bella questa, bella. bella, bella, bella. Sentieri Selvaggi al quindicesimo posto, per me, è più che giusto. Non se tipo che... sei su YouTube allora devi essere più serio? Cioè, più o meno le cose... No, è che è proprio una battuta di merda, non è questi era bruttissima. Già, oggi... Che hai detto, oggi? Hai detto wow. Ah, vasto. Che Ho mi... capito, ma perché? Ma sai... Che stronzata avevi detto? È un posto molto vasto. Ti <ride> percuoto. <ride> uh, Cleo from 5 to 7. Aspetta, questo qual è? Aspetta un po'. Apocalypse Now. Cleo dalle 5 alle 7 Allora Questo No que, que, questo di, di Varda eh, Non l'ho mai visto L'ho sempre solo sentito nominale Questo Questo no Questo non, non l'avevo mai visto Ok questo Ho capito qual è Io cerco sempre i titoli italiani ragazzi Perché non eh, La regola del gioco questo, quello di Renoir, questo lo vedemmo sempre a lezione. Ovviamente, questi sono film che da solo non avrei mai recuperato. No, sì. sono... Però, vedete, come vi ho detto, è una classifica che è proprio, capito. In realtà è molto mainstream nell'ambito del cinema sé. Perché quanti di questi film hanno detto? Questo l'abbiamo visto a lezione. Perché sono tutti film che vedi nel, che, che, ti, che sono proprio le basi delle scuole di cinema. Quindi, eh, poi Renoir, grandissimo regista. Uh, al dodicesimo posto il padrino sono piuttosto d'accordo io l'avrei messo anche più in alto però uh, non... Vic ma non c'è nessun film Marvel ma ti sembra una classifica in cui mettono i film ma, a parte che nessun film Marvel è considerabile 300 migliori film del, dei tutti i tempi dai che cazzo è questo 200 migliori film di tutti i tempi secondo Sight and Sound è una, è una magazine molto de sé, ok mm. e infatti sono cioè tipo il 90% dei film che ho visto di questa classifica li ho visti a scuola, alla scuola, scuola, scuola di scuola? cinema l'Atalante è là sopra, non è, è l'Atalante No, ah no! no è è l'uomo con la macchina da presa, so, sì, sopra e l'Atalante c'era. È l'uomo con la macchina, da che poi io non ho mai capito: è l'Atalante o l'Atalante? Perché da me il professore dice eh, l'Atalante. però no, è la è l'Atalant Ah, ok. Però dice sempre la Io dicevo, ma è l'Atalante o la Ok? Uno dei film preferiti di mia sorella, tra l'altro. Ah, beh, allora, questo ce l'ha anche la classifica variety: Sunrise periodo statunitense di Murnau, film incredibile, eh, splendido per quanto mi riguarda. Eh, e io tra l'altro all'epoca ignoravo di, una, di un secondo periodo di Murnau, onestamente. Eh, non, 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 la sapevo, non lo sapevo, non mi ero mai andato a informare e non l'avevo mai sentito nominare, eh, mea culpa. perrucci? no il cognome che No. facce a pronunciare Turc -No Singing in the Rain. Allora, <ride> è un film che un film che eh... Grazie mi odia quando faccio la mamma mia. principale sulle polar. Su Prima pol pol c'erano diversi il film che... di Tarkovskij. Tarkovskij, Mattia. Tarkovskij. Mattia, ti giuro ti lascio. <ride> Come si dice? Okay. Non è Tarkovsky, o Tar Tarkovsky. La l'hai presa. Come Solaris? Vattieri. Solaris. Madonna come, dai, come lo pronunci Solaris? Che cazzo lo pronuncia Saliaris? Nessuno lo pronuncia Saliaris. Quel cazzo di film è dai russi. E, e Stalker com'è? Stolker No, è Stalker. Mannaggia il cazzo. Comunque, Sing in the rain, è vero, Solaris non c'era in classifica. No, c'era. E lui allora, l'artista ha detto di no. Del... Ah no cazzo è vero no c'era Stoker e... c'era come cazzo si chiama c'era um, Andre Rublev e l'altro non mi ricordo il titolo mannaggia vabbè, vabbè non, drive, non sto facendo il bullo stiamo scherzando Madonna Santa Singing in the Rain uh, ne riconosco l'importanza storica ma lo odio <ride> però vabbè uh, no non è vero non lo odio però è che musical poi è un bellissimo musical in realtà adesso sto ne mando Uh, L'uomo con la macchina da presa di Ziga Vertov. Uh, quello che dicevamo prima: il concetto di cineocchio Hanno hanno posto. Cosa scusa? <ride> non ho capito. <ride> non, ecco, cosa? Non sono sicurissima come l'hai chiamato? però dovrebbe essere giga verto. Sì, gigabyte no vabbè no, probabilmente no, come dici non dovrà... sono sicurissima però eh, perché di solito la DZ in traslitterata la G allora a me l'hanno sempre detto zigaverto poi non lo ho... senti il punto è non sono russo non lo pronuncerò mai alla russa è inutile che, che insisti va bene Ralf macchio beh ma si dice macchio Ralf macchio ma no, macchio se sei in America che non sai pronunciare il CH ma è macchio allora, il cognome Ma, bisogna pronunciarlo per bene ma è macchio sono loro che lo pronunciano male. È magico. Devo controllare la traslitterazione. Aspettami, di... Ma l'alandrive all'ottavo posto sono anche abbastanza d'accordo. Non mi aspettavo di trovare l'alandrive. Scusa. Scusate. Scusate. Arrested Development, Ah, okay, quello, quello, quello però avevi ragione tu. Su quello, sì, dai, che quello... lui ha detto arrested development. development. Io dall'altra <ride> dall stanza io, ma sei scemo. Sì, ok, lì ho sbagliato. Sì, no, hai ragione, lì, lì ho sbagliato io. Ma la Drive, uh, no, allora, non è il mio preferito di Lynch. Devo essere sincero. Però ci sta. Tra l'altro, sono contento di aver, che ci siano almeno un paio di film di Lynch in classifica, uh, Botravel di Claire Denis. Questo lo vidi tantissimo. Hai rotto il cazzo. <ride> allora, lo, vi porta. lo vidi tantissimo tempo fa. Eh, e poi lo rividi anche in seguito. Due milioni di Nello spazio al sesto posto. Uh, vorrei vedere. Avrei messo lancia meccanica, però non si può avere oh, tutto nella vita. In a Mood For Uh, ha messo. Be al quinto posto in The Mood for Love di Wonka Wild. Eh, ti direi, l'avrei messo anche più su. Allora, ti dico la verità, ci sta, ma non mi sarei mai aspettato di trovarlo mondo così più in alto. Del mondo. No, basso 2001, no, dai. È in top 10 al sesto posto, va bene, dai. No, one, che poi te l'hanno ridato tipo l'anno scorso in sala, no? L'hanno ridato ovviamente perché è del 2000. Uh, Tokyo Story di Ozu Oh la Madonna. Sai che non me l'aspettavo così in alto, Tokyo Story? Porca puttana. Altro film di Ozu straordinario. Infatti secondo me è un po' da fighettini. Ma no, dai, è un film della Madonna. Ma qual è il primo posto? No, no, non lo guardo, sto andando in ordine. Podio, terzo posto, quarto potere. Me lo sarei aspettato il primo in una classifica del genere, devo essere sincero. Vertigo di Alfred Hitchcock, non mi sento di contestarlo. Ah, sì? Questo c'era nella classifica di... Di, di Variety Jean è di... bello, ma non è il più bello della Beh, Carice. infatti, non lo considererei il miglior film. Del... Però, vabbè. Eh... Ok. Però, vabbè, ragazzi, non è che è based. Regà, Cristo è quarto potere. Mi aspettavo lo mettessero al primo. Uh, boh, il primo posto mi sembra un po' una di quelle scelte. del tipo E te l'ho detto è da fighettini No, sì, no, no, non è da fighettini è da. da hipster di merda. No, è, è proprio da. Perché ne, ne ne so, l'imitazione dell'ipster allora, questo film è comunque che viene da un paese molto importante uh, L'unione dei due paesi europei fantastici: sono il Belgio e la Francia. Uh, un film uh, a colori, manca bianco e nero <ride> questa è copiata, <ride> sì. No, vabbè, è un film. L'avevamo allora, eh, pulato l'altra volta. È un bel film, però magari non è il migliore. Però, eh, secondo me, una allora, questa classifica è una cosa interessante perché. Questa era la, era la classifica del sondaggio fatto ai critici. Poi c'è la classifica del sondaggio fatto ai registi. Hanno preso un pool di registi. Però in realtà la cosa interessante è che questa classifica viene rinnovata ogni dieci anni. Mm -hmm. Perché ovviamente il mondo, il mondo del cinema cambia e quindi non è, non, è, non è sempre uguale. Mm -hmm. È sempre diversa perché c'è sempre un campione di persone diverso. Per il prossimo ma decennio... So dune, no, nelle, no, no. no. Ma quale? Ma non è i 100 migliori film della il storia? al 100 posto. Ma no, non è dal. Al centesimo posto? No, in realtà, non... eh, vedi, è un po'. La, non... la cosa è strana perché vedi che praticamente sono tutti ex equo. Ah, okay. Quindi non esiste il centesimo posto. Esistono cinque film che sono. Eh sì, io non l'avrei messo, però. Get out. Ma vabbè, no. Nel 52 mi sono dato al primo posto, perché eh, il film era, era, era uscito da poco, relativamente. Io un film Marvel tra le prime posizioni l'avrei messo. Meno male che non ti hanno chiesto di fare questa classifica, In sennò saremmo rovinati. Ragazzi, io ve però una cosa ve la voglio dire. Allora, capisco che il pubblico, voi che mi seguite, è un pubblico molto mainstream, eccetera. Però non penso... Sì, c'è la ecco, comunque. Non penso che ci voglia una scienza per capire che i film Marvel Cristo della Madonna non sono... Neanche lontanamente da inserire. Ma neanche Avengers che ha cambiato, che è stato un, change, un game change. Lo metterei nella classifica dei, mi, dei, dei 100 film migliori della storia. Ma non scherziamo, ragazzi. Dai. No, no. no. Ma l'odio lo, è un bel film, young girl, ma, non, young girl, ma non è da, da, da top 100, ma neanche Donny Darco. È il mio film preferito, ma non lo metterei in una top 100. La, era stato messo in una top 100. Io non l'avrei messo in una top 100, è un bel film, ma. Adesso fini Transformers di sta bocciata, sì. Uh, fra i primi venti nemmeno un film italiano. Da David Gori. Uh, no, aspetta. Uh, però forse ha ragione. eh? Mi sa che... No, aspetta. Fai vedere un po'. No, tra i primi eh, no, è vero, ha ragione. Tra i primi venti non c'è un film vedi. italiano. Hai ragione. Questa è, è un po' una stronzata secondo me. Non c'era Jodoroschi Roma città aperta mettilo. Allora. Hanno messo viaggio in Italia. Ecco per dire: metti viaggio in Italia, non metti né paesano né Roma città aperta. boh, Un po' strana come. Che non le ha visti, ma no, sono, Penso proprio di sì, Cristo il petroliere. Ma oddio. È un bel film. Però non so se lo metterei tra i 100 più belli della storia. C'è chi lo farebbe, c'è cioè, chi lo farebbe, ma, non... ma. Leone hanno preso. per dire mi fa strano che abbiano messo c'era una volta il West ma non c'era una volta in America Leone era almeno da mettere due film quei due li avrei messi piuttosto che metterne uno solo Sì, Leone c'era ma era uno solo The Dreamers non c'era no no l'altra classe era, oh ma che cazzo siamo in diretta da due ore e un quarto e adesso stacco tra poco non metti The Dreamers. se vuoi mettere un film di Bertolucci c'era de... un film di Bertolucci non ricordo quale però non c'era Lancia Meccanica American Psycho ma non, non è 300 migliori film di tutti cioè, secondo me no non pensi sia clamorosa l'assenza del padrino 2? ma eh, sì però se metti il primo implicitamente dai valore anche al secondo alla fine no no alcun, no, di Bertolucci c'era qualcosa però eh? sei sicuro che non c'era? No, allora ho visto male io eppure mi sembrava eh De Bertolucci Ah no, ma avrò, ah, ah, ricordo, ah, ricordo male io probabilmente. Ma la sottilina... Raga, è inutile, non, non iniziate a sparare titoli, basta, la classifica è questa, fine. Eh, non è che è la classifica assoluta, fate la vostra. È una classifica, era, questa qua è una classifica mainstream nell'ambito SE. Perché te lo te stavo dicendo prima, poi non so perché me l'ho interrotto. Eh, continuavo a dire, questo l'ho visto a lezione, quest'altro ce l'ho fatto vedere a lezione, su tutti i film di base delle scuole di cinema. Tutti dal primo all'ultimo, quindi e va bene così. Se li fanno sentire, li fanno vedere nelle squadicine, di Cina, Ci sarà il suo motivo, ci sarà il suo motivo. Niente, scarpe e Sebal Fiction, ragazzi. Non è quel tipo di classifica. 8 e mezzo C'era no, no. Aspetta, adesso arrivo No, come no? Non c'era niente di finto, ragazzi. Ho visto Californication a, a suo tempo, assolutamente. Uh, 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 uh. Non c'era un. No, non c'era un dolore d'onore, no. Uh, non c'era niente di Cronenberg. Regà, sentite, andatevela a vedere e boom. Vi metto il link qua. Non, non continuate a chiedere. Ma questo c'era, qual'altro c'era? Andate a guardare. Non, uh, non si può. Ecco, no, ve, la, ve, la, ve, la, ve la guardate tranquilli, con calma. Per fare un riepilogo e siete a posto, uh, con la parte recensioni recensione God, God of War non lo so, non ho ancora finito, non c'era proprio niente di Spielberg. Niente, ragazzi, direi che possiamo anche concludere. Grazie per l'attenzione. È stata una bella live, è stata molto divertente. Io al punto che arrivo stanchissimo, devo, devo, devo iniziare un attimino a ridimensionarmi, se no qua ci crepo. Uh, No, Fellini c'era, c'era 8 e mezzo la dolce vita, c'erano due film di Fellini. Eh, no, non facciamo le due sole rosso, cioè, ma ti pare... Io non ho messo i film di me contro te, eh sì, quella era una grande assenza, in effetti. No, allora ragazzi, grazie mille, più che altro perché sono proprio stanco morto. E... Queste, queste, la prossima che facciamo è quella di Sight and Sound dei registi. Facciamo quella di Sight and Sound dei registi così... Eh... Cosa? No, no, no. no, Era, era, era pieno. Era, no, e era... no non, non so qual. non si sa. Ah, metto il link. Metto il link anche nella descrizione, descrizione. descrizione del video. Così, se uno vuole recuperarsela, se la può vedere così. Allora, aspettate un attimo. Rimettiamo la schermata. Allora, una grande assenza. Ma. Eh... Arancio Meccanica io non capisco perché non lo inseriscono mai Però Di Kubrick c'erano Barry Lindon, Shining E eh, 2001 Buonanotte alla prossima live Tutti quanti, ciao Andrea Labate Predestination te lo ricordi? Me l'hai già chiesto prima e ti ho risposto di sì Prima di andare da 1 a 10 Quanto dà Califrication? Scusa il disturbo Non do voti ragazzi, vi prego non mi chiedete voti Un film che mi sarei aspettato era Come and See mm. Lorenz D'Arabia, te l'ho scatenato Di recenti Titanic e Petroliere, regà non era quel tipo di classifica ve lo ripeto no di Fleming non c'era nulla che io sappia non c'era neanche via col vento per intenderci uh, buonanotte ragazzi un super grande bacione spero che questa classifica, questa classifica questa live sulla classifica vi sia piaciuta e ci vediamo alla prossima, settimana prossima magari facciamo la, la top 100 di Sight and Sound ma per i quella, quella fatta dai registi un bacione, grazie mille e buona giornata. Ciao ragazzi, buonanotte.